Basta la musica. Buona mattina. Ciao amici. Amici, oggi porca miseria, c'ho due Liezer, Forse aspetta, ho ne già. scambio uno con Marco. Forse sono Ecco. bravissimo e l'ho già Abbiamo sfilato scatramato. la 12. Amici, prima Quasi. di tutto, lo sapete che giorno è oggi? Oggi Grazie Fabio, grazie è il mille. 5. E Grazie cos'è Fabio. il 5 luglio? Il giorno dopo il 4, il primo del 6. No. Beh sì. Vedi, Eh Mary lo sì, ben Moro. sa, Mary lo ben sa. Cos'è, Ah, è la Marco? festa delle donne dei termosifoni il 5 Esatto, luglio, è Marco! vero! È la Da festa. quando? Adesso Ti ci ricordi che stiamo. ormai De è avevamo da decretato che il due 5 luglio era la festa delle donne dei anni. Mi sa che era termosifoni. 3 anni fa, perché io non c'ero, probabilmente. Era due o 3 anni fa, era. 3 anni fa io non 2020. c'ero. Eravamo in Allora quarantena. c'ero, ma non mi ricordo. Che storia. Un Madonna, il augurio momento a tutte le Amarcord di donne oggi. dei termosifoni! A Un augurio a tutte le Imbosizzo, donne dei avrò probabilmente termosifoni. proprio debellato completamente tutte le Debellato addirittura. dalla mente. Dobbiamo Allora. fare anche la festa dell'uomo, però, prima o poi. La festa dell'uomo, non dell'uomo. Dino Banfi, va bene. Sto cercando le notizie di oggi. Sarà andato proprio il 5. Perché? Che c'è di strano? Un'oracolata, aspetta che Esatto. devo. E da settimana prossima probabilmente torneremo nel 2011. Sì. Letteralmente. Ragazzi, venerdì esce la. Sì, non lo facciamo venerdì, lo facciamo settimana prossima, Esce la ma. 1.0 della mod di Skyrim per giocare in multiplayer. Settimana prossima lo proviamo sicuro. Facciamo tutto Skyrim lo facciamo. Tutto Skyrim, Sarebbe sì. figo, Non, non, sarebbe non bellissimo. stiamo scherzando, eh. Non stiamo Bellissimo. scherzando. Faccio Va l'arciere. Cazzi tuoi, Liezer. bene, Beh, è Liezer. fortissimo l'arciere, È guarda il molto figo potenziale. l'arciere, sì. Credo Io sia faccio l'unica qualcosa di. cosa decente l'arciere, più No, che però altro. potenzialmente, Faccio il essendo in tre, mago. essendo Faccio in tre, il mago. il mago potrebbe essere interessante. Il Vedi fatto tu, che Liezer, ti io faccio il curi mago l'arciere. solo credo da solo ti curi però. Con Il il mago, mago. vabbè, Curarsi soltanto Skyrim in Skyrim 3 gli facciamo curarsi un in buco casa così, sarebbe, diciamo. diciamo. Ma io sempre giocato Skyrim con la cura nella mano sinistra e la spada nella mano No, destra. sì, però siamo in Sì, però tre, da cioè shotti solo, cioè. tutti. Non so se poi è bilanciato in base alla gente che ci sia. Comunque c'è un oraculo di Fabrizio che chiede: quello che ho sconfitto ieri sera in camera mia era il famoso calabrone di Fermignano? Auguri alle termodonne. Vediamo. Sarebbe da fare Sembra un po' per strano, davvera. Moro, eh? Ma forse perché sto scaricando Formula 1. Io gioco sempre arciere. Cioè, ho sempre giocato arciere su Skyrim. Anch'io, anch'io. Anche perché veramente Quando Fabrizio potenziavi era tutto, le ho fatto una spadate. run quasi totale come evocatore. No, Però io non mai, era guarda. così tanto Ce l'ho divertente. provato. Non Però era in tre così tanto potrebbe essere divertente. interessante, in tre. Dai, È che il vedremo. mago era un po' una merda perché c'era poca roba. Da Però quel è che vero, ricordo. però secondo me in tre è già più fattibile Sì, perché comunque c'è probabile. chi tanca e fa altro, quindi vediamo poi. Che poi il tank non serve, in realtà basta uno scudo e un'accetta, vabbè. Marco, com'è andata ieri? Poi ne parliamo dopo nel martedì, se volete. È Ma stato proviamo a ne veramente parlare anche bello. adesso, sono curioso. Intanto abbiamo Minecraft. Anzi, prima facciamo la Allora, rassegna. prima faccio la rassegna Vai, struzia. vai. Allora, vediamo un Grazie, poco. Tongo. Grazie, Tongo. Ma tra l'altro, Tongo quello che Non fa volevo, Doglia. Non le cover faccio delle niente, però. canzoni messicano, no, peruviano, chi è come Tongo, non Non mi so ricordo. di chi stai parlando. Sicuramente l'hai sentito. 65 mesi che si Cerca. scuba, lo chiedi adesso. Aspetta, sì. Tongo. Eh beh, ollo, quello. Aspetta, ve lo faccio Per forza. sentire. Vi faccio sentire Numb. Questo. Questo qui è Tongo, non. Vabbè, comunque, amici, rassegna stonca. Questa era la sigla della rassegna stonca. Non credo, spero proprio di no che sia sia della segna Come no, stonca. Tongo, bellissimo. Ai Game Yakuza Finger. 0, Kiwami e Kiwami 2 tornano disponibili a sorpresa nel Game Pass. Non ci sono in italiano. A parte che mi sono spoilerato, quelli là li ho letti tutti praticamente online, perché non c'ho voglia di giocarli in inglese più che Momento altro. Molto prima di fighi. conoscerlo, ma non capita niente per forza. Amici, rinnovate, mi raccomando. Monster Hunter Rise Sunbreak quota 2 milioni di copie, il gioco base supera 10 milioni. Che tanto, effettivamente. Grazie Black Liezar. Come?
Lizard. Come si chiama? Di COVID. Ottimo, ottimo. Poi Twitch, streamer di Lost Ark indossa un seno finto e vede moltiplicarsi i suoi spettatori. Certo, grazie al cazzo. Ottimo, ottimo. Sono bellissime le tettone. Che ora sì. Io apro tutte le live dove ci sono delle tettone, le apro tutte io comunque. Va bene. Amazon grazie. Luna si unisce al gaming hub di Samsung, grazie insieme agli altri servizi di streaming. Che è una cosa fighissima quella qui, perché non lo sapesse, no, sulle TV Samsung adesso c'è il gaming hub dove puoi giocare in cloud con Stadia, con Xbox Cloud, adesso anche con Amazon Luna. Ma Amazon Luna... Cioè, chi la usa? Ma, non lo so. Quando lo comprate voi il seno no, finto? No, non credo. In Italia. Poi, vediamo. Ovo. Vabbè, quella di Skyrim ve l'abbiamo già detta. Perché c'è anche il PvP, ho letto. Ci massacrerei. Ci possiamo spaccare, sì. Volevo. Non... Vedi Marco che era bella? Mi ha preso bene, sì. In realtà non ci sono moltissime notizie. Ci sono le notizie che le sale giochi, quelle della Sega in Giappone, stanno riprendendo soldi, però non sono più della Sega. Niente. Sai che non sto trovando anch'io notizie videoludiche per niente? No, non c'è molto. Oggi un pochino di magra. Stadio, un gioco in cacchi. Ho trovato una cosa che si chiama Nintendo non osa più la bustina di Lakitu. Non so. Ma è una rubrica quella. Non so, sì, è una rubrica. No, non c'è. Un sacco c'è non osa letteralmente più. Nulla. Che dispiacere. Che, oggi che, c'è che una non magra osa più è Nintendo, Sony, tutti. Ieri abbiamo avuto un sacco di tette, oggi abbiamo due non articoli c'è, di tette. No, anche di games non no. C'è niente praticamente. E poi non sono tette, sono hot. Che dice l'Oresante? Prof, mi ha spostato l'esame di dopodomani alla terza inclusione. Mi dispiace, bello. Ciao Roscia, come stai? Il morso della vipera per i video... Non c'è neanche il morso della vipera per oggi. I videogiochi, poi. Noi già abbiamo finito le Zerazes qui. Sì, non c'è un cacchio. Grazie, Jubrez. Vabbè. Grazie, vi dico le mie, apriamo Minecraft a questo punto. Beh, allora, oggi abbiamo. Grazie, Jobrez, per i 59. Abbiamo Adriana Volpe oggi. Lo shopping sexy di Adriana Volpe a Roma. Io vi giuro, era vestita con una maglia normalissima, dei pantaloncini bianchi, neanche troppo corti. Io vi giuro, non c'è niente di particolarmente magari sexy. L'articolista era particolarmente arrapato quel giorno. Guarda anche te, se ti sembra particolarmente sexy Adriana Volpe. A me sembra scazzata. A parte che è scazzatissima. Particolarmente vole... scazzata Adriana Volpe. Ma non è assolutamente sexy. Cioè, Adriana Volpe, per carità, è una bellissima donna, ma non c'entra niente questo articolo. Vabbè, non importa. Poi abbiamo un altro un po' più spinto, che è Antonella Mosetti completamente nuda. Che cazzo è Antonella Mosetti? Che ventaglio... Io mi ricordo che era l'ex di Aldo Montano, non so nient'altro però. So solo che era con Aldo Montano, poi non ho più... Che ventaglio di foto hot, perché ha fatto delle foto nuda, solo coperta da un ventaglio tigrato. Sia sul culo che sulle tette, la fatta fiolla. Anche c'è davanti. Ricky, che è l'esperto del mondo dello spettacolo. Non si può fare a meno del ventaglio, non tanto per le temperature bollenti, ma per coprire le nudità. Però dovresti leggere anche queste notizie anche... misto cronaca che però faranno ridere. Va bene, allora leggiamo. Tipo qualche questa. Settimana no, fa ce n'è... no, quella c'è questa, interessato cioè... Antonella ad Ostia hanno salvato un ragazzo completamente nudo. Royal Rumble, ragazzi, sarà mese prossimo. Cosa niente, aspetta Moro, cosa che ad Ostia stavano salvando un ragazzo completamente nudo in mezzo che stava affogando in mezzo al mare. L'hanno salvato, l'hanno portato in spiaggia, poi si scopre che era un evaso e l'hanno arrestato. Ma nudo? Perché era nudo, scusa? Per non far vedere il suo pigiama d'evasore fiscale della prigione. Oh, il pigiama arancione della prigione. Sì, non so se sono arancione. Da noi Rumble cosa sono? Domani. L'hanno detto domani. Che poi non sarà il Rumble. La Rumble no, domani. Sarà il mese prossimo. Domani no, ci sì, sarà... il WWE domani. Il main eventio. Però non sarà la Royal Rumble. Poi c'è il momento a Marco Arpelliezzar che buon compleanno, che è anche un buon compleanno a Giancarlo Magalli, che nel 93 faceva con Umberto Smaila... Perché nel 93, scusa? La sua prima volta su Mediaset. Sì. Con Umberto Smile
che male il mio corpo. Cazzo, è dedo. Che succede? È partito il video. Ah. Ma com'è che al suo esordio Magali già non c'aveva più i capelli? Com'è successo? Esordio in Mediaset poi. Vector, la Royal Rumble, sì. Ma che poi è stato sempre il Rai praticamente dopo. La... Cioè poi questo mese, cioè il mese prossimo in realtà... Cosa? La Rumble non c'è stata sto mese effettivamente. No, questo mese no. Questo mese è luglio, no. E Dedo, così? Grazie, non vince il pisello d'oro purtroppo, grazie, però grazie Dedo. Mille di cuore. Amici, mi raccomando, se dovete rinnovare fatelo, Dedo. Poi in 12 ore, insomma, c'è più gente che può godere della live. Se e può giocare a Fall Guys, visto che faremo Fall Guys. Magari esatto, faremo Fall Guys. Sì. Grazie Dedo. Magari non credo abbia la mia età, non credo. Almeno se ce l'ha li porta un po' malino, il signor Magalli. Va bene, io aprirei da pisello d'oro. Grazie Bele, ho finalmente finito gli esami per questa sessione, quindi adesso sono libero di seguirvi più spesso rispetto a prima. Bene, bene. Pisello d'oro, ragazzi, deve essere un nome che deve essere praticamente un gioco di parole. Non deve essere solo divertente. Deve essere un po' in tutto insieme. Dai. Deve essere un gioco di parole estremamente divertente. Io glielo do comunque. Deve essere un gioco di parole divertente, altrimenti non. Se uno si chiama cagato bisciato e deve bellissimo, glielo do subito. No, perché? Mi sto allenando adesso per Fogato. Ma io non ho bisogno di allenarmi, tanto è uguale. Tipo Antonella Cleric Beast è incredibile come nickname. Se non cambiano gli orari che abbiamo stipulato da 12 ore, dovrebbe essere a primo pomeriggio, metà pomeriggio Fall Guys, quindi magari non di sì. Intorno alle 15 mi pare abbiamo messo. Ho messo. Aspetta, sì, gli Ezar che potrebbe arrivare il ballo dell'estate. Cristiano d'Avengers è carino. Pure. Sono preparato per il ballo dell'estate. Eccolo. Oh mio Dio, ma io ho l'acqua. Sì, ce l'ho, mamma. Bravo, Moro. Basta, è arrivato il ballo dell'estate. Finito. Sì. Se va tutto bene ci saranno 3-4 giochi nuovi. Sono ancora vestito d'anguria. Sto dentro casa, questa maglia non me la cambierò fino al mese prossimo. Se non esco, se esco magari me la cambio. Però se non esco. Io ho messo questa perché ieri non lo indosso, lo metto solo in live quest'anno. Poi è bello vestirsi da cocomero. Ho sbagliato schermata. Sai l'unica cosa che non mi piace di quella magliettina? Forse che c'è un po' troppo il collo attaccato al collo. Capito, è una t-shirt normale. Però vedi, questa è un po' più giù. Quello non è troppo più bella. Non è vero, però, è assolutamente più bella la mia. Gianfallo si è iscritto al fantasodio nel FUS. Allora, Gianfa, tu sei il primo che potresti non partecipare. Io te lo dico perché l'avevamo già detto. Perché adesso ci vogliono altre 7 persone. In caso ti ridiamo punti. In caso. Se non ci sono altre 7 persone, dopo di te, purtroppo dobbiamo chiuderlo. Abbiamo avvisato di questa cosa, ovviamente. A meno che. No, perché io calcolo. Allora, diciamo, Gianfa, tu potresti ancora partecipare perché io ho calcolato che ci sia anche Luke. Ma siccome magari Luke non ha voglia, potresti rientrare tu, Gianfa. Potresti essere l'ultimo a rientrare. Ma io ho sbagliato di nuovo. Perché magari Luke. Perché anche l'altra volta Luke non è che voleva partecipare. Lui organizzava, ma non voleva partecipare. Poi è stato costretto perché mancava uno. Grazie, Twitch l'ha fatta solo perché ho detto cocomero, comunque, io sono sicuro. E gli piacciono i cocomeri a lui? No, è perché Arianna è una drogata e si inventa le cose, dice che in Puglia il cocomero è un cetriolo, che tecnicamente fa parte della stessa famiglia di vegetali, però in Puglia il cocomero chiamano un'altra cosa. Ok, che strano. Come la goria, scusa. Esatto. Esatto. In Italia è quello. Noi siamo in Italia, quindi è quello. Cioè, quindi in, Puglia. In Puglia solo da Arianna. In realtà è una cosa. No, ma perché anche mio cugino diceva una roba strana. È tipo una specie di cetriolo. Perché arrivano grosso... dall'inglese? Perché arriva dall'inglese? Ma perché il cocomero fa parte della stessa famiglia dei cetrioli e... No, allora, c'è mio cugino che appunto mi pare sia di Terlizzi. No, cucumber è il cetriolo in... Dicono anche loro, lo chiamano diverso, mi sembra. Cercate Carosello, vedi? Ma sono noi veneti, sono noi pugliesi. Vedi. E che voleva essere un po' veneta anche lei, quindi...
a tutta questa tiritera. Poi io vado a cercarmi i diamanti, che dobbiamo un po' sbrigarci a fare le cose belle. È vero. Perché stiamo un po' rallentando in Minecraft. Io adesso ho farmato per il mio piccone fantastico e mo adesso manca l'arco, poi sono a posto. Io ce l'ho l'arco. Perché ci dispiace un po' finire Minecraft, ma iniziano a accumularsi un po' di robe che vogliamo fare e ovviamente Minecraft blocca un po'. Poi si può sempre riprendere, metti che non abbiamo più niente, si può sempre ricominciare. Però la prossima volta voglio un castello gigante, dobbiamo farlo. Voglio un progetto di edilizia incredibile la prossima volta che si fa Minecraft. Campanello di Minecraft, io voglio trovare diamanti. Con ognuno le sue cose. Devo trovare diamanti. Guarda come se la prende Sior. Però quando lo dico a Zaya, non credo sia un ottimo... Cioè, non credo gliene frega niente a nessuno, Sior, dall'altro di questa cosa. Allora, qua ci sono proprio carote. Zaya probabilmente è uno degli governatori più amati d'Italia, però... Ma io amo la mia ragazza, Eliezer, al massimo, non Zaya, sinceramente. No, targhette prima ne accumuliamo un po', poi facciamo il giveaway di Huawei. Ah no, fammi prendere solo tutta sta roba per prendere il cibo e vado. Ho troppe galline in casa, devo iniziare a uccidere tutti, eh. Tutti in generale, non le galline. Tutti. Anche voi, arriva a casa vostra. Devo andare tutto. Da dietro a buttar via la immondizia. Un bel po' di cibo, okay. Yeah. Il cibo io, con tutti i pesci che ho preso, sono a posto per sempre. Sì, me ne ho batti anche uno stacchi. Ma come? È tanto. Sì, io sono pieno di pesce. Comunque ho ancora 25 livelli, ne farmo altri 5 e posso provare anche l'arco. Merda, ne ho 25 anch'io, aspetta. Io sono 29. Provo col piccone, vediamo cosa mi dà. Ah, il piccone, io adesso vado in miniera e faccio un casino, ragazzi. Ma perché devi fare un casino su ogni cosa oggi? Faccio un macello. Ma andate quella del... Dove, ribalto dove tutto. Nether, che di là è tutta da esplorare. Cos'è la cosa col Nether? Dopo, no, nel secondo portale del Nether c'è un'altra c'è una miniera, Roger. Io non sono stato nel secondo portale. C'è la ferrovia adesso, poi riesci in fretta. Okay. Ah, ma fa cacare di là, non c'è niente. Non è vero. Io vado di là a esplorare. Aspetta, dove sto? Sono andato ieri a esplorare. Sono venuto a fottermi già subito la roba. No, perché dovevo andare là, ma non è. Devo uccidere un po' di pagliacci io qui, eh. Serve una paola, ecco qua. Opa. Allora, ragazzi, facciamo 5 minuti di pesca. Poi andiamo a fare. Mi servono 5 livelli, mi dà indistruttibilità 3. Anzi, facciamo pesco fino al livello 30 e poi tanto sono a metà del livello. Io ho botto veramente tanto cibo, so io, eh. Ah, dov'è il mio piccone di Casper? Di Casper. Marco, ci racconti un po' la tua esperienza di ieri piuttosto. Allora, è stato bellissimo, un concerto incredibile, perché poi vabbè, i pinguini fanno uno spettacolo che è uno spettacolo, alla fine non è solo un concerto musicale. Addirittura da questo concerto c'era anche la questione dell'applicazione, ovvero loro hanno creato l'applicazione per il telefono in cui tu puoi interagire direttamente con il concerto, oltre a giocare a Tetris, che è una loro famosissima canzone, sono i punteggi comuni, eccetera, hanno fatto questa applicazione. Quindi molto devi giocare carina. A Tricky Tower pure... Infatti io a un certo momento ho detto, questi mi stanno prendendo per il culo, adesso poi nel backstage fa tutto quello così. Invece no, non c'era da giocare a Tetris, se vuoi non lo giochi. Però c'era da fare tutto il resto delle cose, insomma, non spoilerò cosa, perché magari chi vuole andare... Pesca notturna, vuole, ragazzi. Non lo spoiler, però insomma interagisci con... ah sì, dottor Cervoli, mi hanno riconosciuto un paio di ragazzi, uno era proprio dietro di me. No? È stato molto bello, poi vabbè, al di là del concerto, che sicuramente è diverso dai vecchi concerti dei pinguini, insomma, se io sono stato ai vecchissimi concerti dei pinguini... Ci pogava, ci buttavamo dentro, insomma, con Cancelleria, Le Gentil. Quelle canzoni non ci sono più, ovviamente. Non è lo stesso concerto dei pinguini di una volta, perché comunque il pubblico dopo Sanremo è molto cambiato. Però loro sono veramente degli animali da palcoscenico. Cioè sono veramente troppo bravi. Riccardo, un trattore. Ed è stato bellissimo. Poi nel backstage è stata la vera parte bella, perché insomma c'era Boot che... Siamo incontrati con Boot per la prima volta di persona, è stato fighissimo. La cosa che mi ha fatto più piacere è che poi è partito tutto da qua e che ci teneva davvero tanto a vedermi. Mi ha chiesto prima, mi ha chiesto appena finito di suonare, mi ha chiesto se ero entrato, se era tutto a posto. Che bello, un sacco carino Boot.
Sì, un sacco. Sono stato avvicinato da una TikToker, ma questo è un altro discorso, lo racconteremo. Ci ha provato con te? No, no, non fare gesti, non fare gesti in camera. Ci ha provato con te, Marco? No, ma no. No, adesso lo dici, Marco. No, no, no. Ma non dici mai un cazzo, dillo. È tutto a posto, è tutto a posto. Non devi fare nomi e cognomi, dillo. Ci ha provato con te? No, ti ha avvicinato, ci ha provato con te. Chi è sto schifoso? Qualcuno mi ha ruttato negli occhi. Non ci ha provato nessuno, comunque è stato bellissimo tutto quanto. Abbiamo visto anche Marco. Dopo abbiamo visto tutta la bella. Ma mortacci! After party, cioè non, io vi dico, io mi sono addormentato alle 3 questa notte, ma non perché ho fatto Baldoria, perché essendo in after party con gli altri, ci ho messo a chiacchierare con Butt, la sua ragazza, e si è fatta una certa, ma non ho fatto nessun after party, nessun bevanda alcolica, niente di nulla. Vabbè. Hanno anche azzardato a mettere della musica tipo discoteca nell'after party. Ho detto, e ce ne siamo andati in quel momento. E poi è stato tutto fighissimo. Però. Cioè, la cosa è stata proprio bella è che quella che era un'intervista che ho fatto sul canale si è poi, cioè, sta diventando effettivamente un'amicizia con Butt. È la cosa che più mi piace. Oltre al fatto che Butt ci ha provato con te? Sì, quello sicuro. E beh, anch'io un po'. Ed è stato bello perché poi adesso durante questo piccolo spoiler che vi faccio non è solo Riccardo il protagonista, nel senso quello col microfono in mano, ognuno di loro ha modo di esprimersi, c'è Butt che ha sapete, non so se sapete, ma Butt ha anche un suo progetto da singolo che è Nairobi, che appunto lui è bravissimo col DJ set eccetera, c'è tutto un momento in cui fa un DJ set con le vecchie canzoni dei Pinguini tutte mixate, le canzoni belle, le canzoni sono quelle di Silvio, c'è Elio che insomma fa cancelleria, insomma tutti partecipano, ed è la cosa bella, ha aperto una cancelleria. Franci, cosa ha scritto? No. Ma chi è, Franci, mi scrivi in privato chi era? Non è successo niente, basta con questa storia. Ma Franci, mi scrivi in privato chi era? Ma a parte riconoscerlo, magari mica le riconoscerei gente del genere. Vabbè, che non ci sei dentro. Ma non è successo, non facciamone un caso. Io non apro TikTok da veramente tanto, comunque. Aia! Ma no, ma non c'è niente da raccontare. Ma no, salutato una persona in maniera tranquilla. Certo. Marco ha la coda di pane, comunque. No, io non conoscevo proprio nessuno. Guarda, l'unica che ho conosciuto era Chiamatemi Faro, che è la ragazza che ha fatto recentemente una canzone con Nelson. È molto giovane, quindi insomma ha aperto il concerto ai Pinguini, ma ancora è un pochino di nicchia, non si conosce molto. Secondo me diventerà parecchio, cioè se ne parlerà comunque di lei. Mi sembra molto brava, ci sa fare. Sono canzoni che per adesso non ascolto, però sembra molto brava lei. E poi per il resto è stato bellissimo, ho avuto un'ansia bestiale perché era sold out il forum, quindi c'era letteralmente tutto il forum pieno, quindi un po' di ansia ce l'ho avuta, noi siamo comunque stati con la mascherina tutto il tempo, quindi speriamo vada tutto bene, per adesso cioè, stiamo bene, non abbiamo nulla. Speriamo. Anche perché se ti dovessi uscire, così. Ti esce giovedì probabilmente. Quindi non sarebbe. Probabile, niente. Insomma, vabbè. Comunque, per il momento. Non sarebbe proprio il massimo, fa la 12 ore. No, è quello il fatto. Cioè, c'è Riccardo che si butta in mezzo alla folla e non l'ha preso, non lo sta prendendo. Magari ce l'aveva già, pensa. Magari lui già è così. Era preventivo. Tanto ce l'ha già. Backstage ci sono stati degli abbracci, quindi in caso ce l'abbiamo. Chiediamo all'oracolo, Marco. Chiediamo all'oracolo, dai, se avrò il COVID. Vediamo. Marco ha preso il COVID ieri. È vero che prima o poi moriamo tutti, ma prima è meglio poi. Esatto, questa tra l'altro è proprio la mia frase. Non è proprio il massimo. Marco. Vabbè, è andata così, ragazzi. Ma dove sono? Credo di essermi perso. Oh mio Dio. Non tornerò mai ma più ma l'altro qui. Cane... Ah, è lì sotto che sta affogando. L'oracolo ha detto, no, è una mia frase. Ma dici, non ci stava provando nessuno, ragazzi. La TikToker ci provava con Marco. Ma non ci stava provando nessuno. Non ci stava provando nessuno. Se senti un tic in una bomba, non aprirla. Digli di iscrivermi in privato chi è. Non è vero, ma non è vero. Lascia stare. Digli di iscrivermi in privato chi è. Marco. Siete proprio sciocchini, eh. Marco, dillo. Siete proprio sciocchini. Ma non è, no, ma non è successo niente. Cosa dico? Il nulla? Non è successo no, niente. No, dimmelo, dimmi a Franci di scrivermelo in privato.
Franci, scrivi amore in privato. Così te lo leggi in live. No, 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 non lo leggo, non mi permetterei mai, però voglio sapere chi è. Non è, lo so, così bastardo, che beh. Ma non è fan, grazie, ma non era fan. Ma non è nessuno, ma ragazzi, ma state, non era nessuno. Dove sono? Ma dove cacchio sono, ragazzi? Confermo, sono una TikToker, cioè. Ma Marco, dove cazzo sei andato? Non lo so. Ma dove sono uscito? No, ma mi sono perso. Mi serviva un'altra targhetta, mi serviva. Ah, qua ci siamo stati, perché c'è una scalinata. Quindi. Come faccio? Allora, io sono positivo, l'ho preso venerdì al concerto di Caparezza, quasi sicuro. Ma tu eri nel parterre, Gokyusha, perché noi eravamo nei gradinoni comunque. Fortunatamente poi, tra l'altro, di fianco a me non è venuta la tizia o il tizio che aveva preso il biglietto, quindi avevo uno spazio vuoto. E dietro c'era un ragazzo che ci segue. Ragazzi, così incanto? Però sai chi è incolpato. No, ragazzi, io non ho fatto nessun provolone, né nessuno ha fatto provolone con me. Non mettete... Incanto la spada di diamante? Ci sta, parla. Io l'avevo incantata. L'arco? No, l'arco ci sono già. Potrei fare anche un arco, eh. Perché contro il drago serviva. No, ragazzi, no. Dobbiamo fare anche l'altro boss, in realtà. Capisco che sia una storia divertente, ma non c'è nulla da dire. Dovremmo capire dov'è il boss nuovo. Forse ho trovato la strada, eh. Eccola. Per esempio, a Roma è solo parterre, Caparezza. No, no, noi siamo stati seduti al forum. Eravamo vicini al palco, ma seduti comunque per i fatti nostri. Quindi, e inoltre abbiamo avuto la mascherina tutto il tempo, quindi la speranza di non aver preso niente c'è. Però, vediamo. Ho preso i lapiscazzoli. Marco, se non fosse successo niente, lo racconteresti. Non me la bevo. Vi siete baciati? Ma ti pare? Ma che schifezza. No, che schifo i baci. Ma poi, ma no, ma a parte il fatto che non tradirei mai Francesca neanche con la più bella del mondo. Ma anche solo perché lì vicino, ragazzi. E poi, no, semplicemente non ho capito una persona che mi ha fatto dei complimenti per come ero vestito, per come ero. Ma basta, ma come eri vestito? Avevi la maglia di Cobra Kai. Esatto. Cioè, capisci, Moro? Ma sì, ma sì, ma io quando vi dico che non è successo niente, non è che, cioè... Marco, ci palesemente ti voleva trombare, eh? Ci palesemente. No, vecchio, io ho riso in realtà, perché mi fa ridere. No, però la cosa che... A questo la racconto. Siamo andati ovviamente a prendere la Coca-Cola lì col ghiaccio, che c'era l'after party. Oh, infinità. La prima volta abbiamo preso la Coca-Cola, eravamo staccati, l'ha preso la Coca-Cola, io sono rimasto un pelo indietro e poi è successa questa cosa. La seconda volta che abbiamo preso il bicchiere mi ha preso per il braccio tenendomi così. Oh mio Goddio! Siamo andati all'after e mi ha portato verso il bancone, ha vinghiato al mio corpo, come dire... Eventualmente no, ci sono anch'io, nel senso, non è che si può fare quello che si vuole. No, è stato no, c'è da dire che io sono tranquilla. C'è da dire che quando ci siamo allontanati la prima volta tu hai detto grazie ancora. Era lì. Eh sì, perché mi ha fatto un complimento, gli ho detto grazie ancora mentre andavo via con l'educazione. Comunque, ma non è mai una... Incursione, ragazzi, incursione! Non sono lì. Dove? Sono solo io? È dal villaggio di fianco al mio ponte, dove pesco. Vabbè, cazzi loro. E noi, i miei? Metto la spada di diamante. Ma sono lì. Ma no, c'è... Vi ricordate che il terzo round era le bombe atomiche dall'alto? Vabbè, vuoi che ti porto un arco con infinità? Io non ho arco. Sono lontanissimo io. No, ragazzi, a parte gli scherzi, non è successo niente, povera ragazza, non ha fatto nulla. Vabbè, ti avrà filmato, quindi... Ma non lo so, TikTok. Ha fatto un TikTok insieme? Ma non l'ho fatto... Ma poverina, ma non mettetevi in bocca cose. Arrivo, Marco. Allora, per adesso non sto vedendo nulla, anche se c'è la barra di avanzamento. Marco, l'arco infinita indistruttibilità potenza 4. Ma dove sono, scusate? 3, potenza 3. Aspetta, l'incursione si sta abbassando? Non lo so, non sto capendo. Sono il ragazzo che era seduto dietro al concerto. Ciao, bella live. Ciao, caro. Hai cani pure tu. Ma guardalo che quanto fa brutto. Hai visto? Marco, però finché stai nella collina, per forza. Sono qua. Non vedi l'incubo. Va dove sono gli infami. Ma del il golem non li sta menando, scusami. Probabilmente uno è morto per quello. Ah, ok. Guarda che il problema non è adesso, è dopo. Ai, sì, mamma.
Ma non ho limonata. Ma ragazzi, sono fidanzatissimo. Non faccio queste sporcherie. No, ho ucciso il mio cane. No, no, ragazzi, ho ucciso il mio cane. Amore, ho ucciso il tuo cane. No. Ma poi mi hai fatto tutta l'esperienza tu. Fammi mettere questo. Ho ucciso il mio... Dov'è l'ultimo? Ho ucciso il tuo cane. Sei una persona orribile. No. Ma guarda che non è finita qua, Moro, eh. No, ce ne manca uno, ne manca. No, ma poi ricomincia, non ti ricordi, sì, che parevamo però intanto, dall'alto? Intanto adesso ne manca uno, dopo... E io sì, come sì, mi difendo dopo? E che vuoi? Che sono tutti in volo, come faccio? Sì, cosa si tocca, sta no? Sta rompendo l'armatura. Beh. Cosa fa Misseri qua? Cosa corre in giro? È scappato via. Proprio come quello vero. Dove sei? Sto guardando i buchi. È morto, no! Il cane, Moro! Non è un altro? Guarda che... Ma sei cretino? Perché l'hai fatto, balordo? T'ho sentito che... Ti sento, adesso mi attacca! Oh, oh, il mio cane! Ti sta bene, così impari. Ma l'hai colpito tu, t'ho sentito. Non cosa è vero, è cascato di sotto e si è fatto danno. Quando tu ti sei affacciato, lui ti ha seguito. Io ti devo credere. Lui ti ha seguito, non ha frenato perché è un cane di pirla. Mi ha ucciso il cane, ragazzi. Eh no, l'ho ucciso perché ormai non si fermava mai più, ragazzi. Ormai lo dovevo uccidere, è colpa di Moro. Due cani in 5 minuti, Le ha uccisi tutti e due lui. Cos'è questo coso di lana qua sopra? Adesso dobbiamo trovare l'ultimo, poi. Ma poi sarà qua sotto, perdonami. No, no, figurati, caro. Grazie mille a te. È stato molto educato, molto per bene. Cani, vacche, uccide tutto quello che incontra. Ma che ti facevi? Questo grande bastardo. Questo lancia il cane giù dalla collina, prende Dario, si gira e mi tira la freccia a me. Eccolo, il merda! Dove sei? Non importa, Marco, tanto adesso arriverà la prossima ondata. Guarda che c'è Misseri che è prontissimo a combattere qui. Bravo, Misseri. Puoi aprire il cancello sto golem de merda? È già aperto. Poi com'è entrato, scusami? No, è già aperto. Sì, è... Eccoli, Marco! Portali dal golem. Va bene. Oh, c'ha l'accetta! Oh, è violentissimo! Fortissimo quello con l'accetta, Marco, stai attento. L'ha messa via. Ok, l'ho ucciso. Non ci prendo! Figa! Non credo sia un'espressione da combattente quella... Pistorio. Chi ha fatto Dididin? È vero, chi che suona la campana è per vedere dove sono loro effettivamente. È vero? Sì, aspetta, non adesso. Hanno suonato la tromba, ho sentito. Ecco io. Lassù. Sulla collina un po'. No, c'è il muflone, Moro. Prendi muflone. Solo il muflone tu. Occidentali scacchio. Aspetta, devo salire su una casa, Moro. Se no non sopravvivo io. Marco, anche io voglio sali salire qui, su una sali qui, sali qui. Come faccio? Non ho la scaletta, Marco. Sali, sali, veloce, veloce. Ho cascato dal sogno. Sei riuscito? No. Aspetta che arrivo, Ma come faccio? C'è il doppio gradino qui. Aspetta che chiudo la porta, che sennò mi serio un casino. Dove andare? Oh! Oh! Mi seguo questo brodo. Questo brodo, proprio l'avrei chiamato in tutti i modi tranne Vado brodo. Vado su per la scaletta, Marco. Non credo possa entrare. Ho preso l'high ground. Allora, è morto il golem. Guarda che il golem sta andando a uccidere il muflone. Pam! Pam, che sarà che gli sta dando? L'ha ucciso. Fortissimo, allora c'è quello là, è rimasto. Che c'ha le mani in tasca. Che fai? È andato dentro. Porco Giuda. Porco Giuda. Penso io, Moro, lasciamolo a me. Va bene. Via. Cosa mi ha dato? Aspetta che arriva la prossima inculata. Sì. Adesso sono di più. Sì, ma vedrai che... Arrivo dalla collina là, tanto, tendo già il mio arto. Devi fare tu la maggior parte. No, non c'è il muflone, però. Ma sono quelli, mica sono quelli volanti, ci sono tra poco. Sono le witch. Che rottura. Prendile subito, loro.
Ma tu hai anche, cos'ha, infinità? E potenza 3. Ma non ci serve uno meglio. Moro, c'è uno. Ah, ok, sta combattendo il golem. C'ho l'altro a casa con anche fiamma. Ma io mi nascondo dietro il golem, che è la potenza più grande della terra, a quanto pare. Fammi ammazzare sta vecchia qui. Puzzones. Testa di Sondrio. Sega. Dove sono le baldracche? Una la sto uccidendo e mi ha avvelenato! Mi ha avvelenato, Moro! Vado a chiudermi in casa! Ecco qua. Dov'è la vecchia? Maledetta la signora, laggiù! Mi chiudo in camion! Ma che mi sguillano via tutti! Oh! Ok, sono qua protetto. Ma qua ci sono delle librerie, ragazzi, perché non abbiamo preso? Ma smetti di muoversi! Smettila di muoversi! Ma non vuole... Ora che arrivo lì... Fanculo. Marco, un'altra. Maro, sono bloccato in casa, io sono avvelenato per 3 secondi ancora. Vabbè, adesso arriva la mezzo prossima cuore. Orzata. Allora, usa il golem, che è la cosa più potente. No, sono io la cosa più potente, le mie mani. È quello il fatto. Andiamo... Cosa vuol dire? No, nel senso... Mi hanno tirato una ciolla, mi hanno tirato. Ah, stanno già combattendo col golem. Un ciollone! Sono tutti da me! C'ho il Warlock! C'è uno a cavallo del... Chi c'è a cavallo? Mi scomunicano dalla chiesa cattolica di Viterbo. Oh, porca merda. Mamma mia. Sono caduto in Sondrio! Ok, ne ho ucciso uno, Moro, tranquillo. Anch'io ne ho ucciso uno. Ciolla, ragazzi, è tornato il ciollo. Moro, l'unico che lo può fermare sei tu e il tuo arco. Potevo portarmene uno anche scrauso, ti dà una minima mano. Sono le fatine lungolente. Il golem è morto. Oh mio Dio, Marco, sono le fatine con la pus. Mi toccano. Vabbè, quelle le ucciderò qui. Toccano. Sì, mi sa che le fatine sono morti. Moro, devi farli fuori. Oh, c'ho un cuore menchio. Scappa verso casa, scappa verso casa. Mangio la bistecca. Scappa verso casa, No, no, Marco, chi scappa è perduto. Io non perdo. Ma se vado io verso casa e prendo un arco, t'aiuto? Ma ormai? È la parte più difficile. No, no. Ormai è andata, Marco. Mancano c'è uno due. Sotto di me, lo vado a menare, aspetta. Ok, l'ho ucciso. Mancano i jazzisti. C'è quell'evocatore di sangue. È morto. Oh no, questi sono grossi. Oh, mi muoro. Ho vinto. Ma sono scappati? Scappano? Scappano? Non scappano, Marco. Se mi prendono, mi prendono la gag. È incazzatissimo. È incazzatissimo. Ho 2 quartz. Vabbè, sono andati via, dai. Vabbè, andiamocene, Moro. Via, via. Aspetta, fammeli uccidere questi. Ma non ce la fai. Va. Chi è che sta tirando i fuochi? Ah, sono loro che festeggiano, i villaggeri. C'è poco da festeggiare, i villaggeri. Eh no, ormai li abbiamo liberati, siamo i loro eroi. È vero, mi fa gli sconti adesso. Ho preso 4 smeraldi. Credo facciano qualcuno gli sconti perché anche tu. 3. E adesso abbiamo anche i cacchio di zombie. No, non so. Devo farmi un'armatura di diamantone. Dobbiamo farmare perché dobbiamo incantarci tutta l'armatura di diamante in più le armi. Per da dove trovare i diamanti? Un Sondrio. Sì. Ora ne ha 2560. Ma devo fare anche le armi. Ma io in realtà volevo andare a scavare, poi è successo tutto il patatrack. Questi pattolini. Ma dove c'è qualcuno di vivo in questo villaggio ora? Sta prendendo i pezzi dei due fratelli morti. Un oracolo vivo? Un oracolo... Chi è? Osiumo Oraculo. Riuscirò a trovare un parcheggio all'ombra dopo? Ma siamo fuori di culo! Che è questa cosa? Con quell'intonazione, chi l'ha detta? Questa? Non lo so. Veramente io. Natalino Balasso l'ha detta questa qua, mi sembra. Un momento di poco godimento. Vabbè, non c'è più nessuno vivo in questo villaggio di sandali. Io tra un attimo mi assento per 2-3 minuti che accompagno Franci. Va bene, aia. Poi Franci.
Torno perché subito, le devi chiedere però, scusa? Non ho fatto niente, non devo chiedere scusa. Anzi, è stata una serata bellissima. Sì, molto bella. Anche lei, poi però, Riccardo. Ma... No, non è successo niente per davvero. Io non faccio nulla, sono bravissimo. Sì, cioè, è successo. Senti, Marco, l'hai minacciata? No. No, è stato veramente bello. Molto figo. Tutto. Oh, oh! Quanti preacher! Niente aggressivo. No, no, ma l'ho visto, Black. Era quello col cappello di paglia. L'ho citato One Piece. No, cioè, Marco. Fammi mettere lo smeraldo nella mia cassa segreta. Ciao, Dezzi, come stai, bella? Fammi mettere il sendrio. Tutto cosa? Rego. Ah, vabbè. Era pieno di ciolla. Salmone crur lo metto nella... lo metto a cuocere. Ma tu devi mangiare a cane. Fammi dar da mangiare da cane. Solite porcherie giapponesi, guarda. Ma i diamanti li sto trovando. Io ho due cani e non ce li ho più, Gli avveleno il cane, Marco. Poi. No, a parte che dobbiamo... guarda che li hai uccisi tu, No. Uno me l'ha izzato contro, l'ho dovuto uccidere. L'altro l'hai buttato giù dal parapetto. No, Marco. Prima l'hai buttato giù dal parapetto. In fin di vita l'hai mandato contro di me perché mi hai tirato una freccia. E l'altro l'hai ucciso tu, direttamente. Sempre con le frecce. Continua a dire bugie su bugie, tra l'altro. Incredibile. Dobbiamo iniziare a farmare gli Enderman. Sì, anche noi, è vero. Io una perla tra l'altro, cioè basterebbe fare tipo una tettoia di 3x3. Sì, così si incastra sotto. No, così non ti può attaccare. Fatemi già trovarli, più che altro. Ma non bombardare. Io sempre lì, ce l'ho sempre intorno. Sì, no, ce n'è, però dobbiamo farmarne tanti. Tanti no, però. Il tuffo lo metto via. Quante uova? Almeno una decina bisogna ucciderne. Ma il tuffo... è il materiale di pietra. E qui da me c'è una località che si chiama Tufo, credo. Fammi prendere un attimo di catramoppola. Non ci ho messo a fare sto arco e merda. Marco, ti faccio un arco della Madonna, Fammela. Ma io ce l'ho 27 livelli, Non me ne frega niente, io ce n'ho 23, uso i miei. Ormai sono Mastro Crafter. Non, posso non crederci, questa cosa? No. Comunque la mia canna da pesca si chiama Pino. Mi devi fare un arco che si chiama Caterina, per favore. No, Marco. La Caterina svelta. Ho un arco con fiamma, infinità, indistruttibilità 3, potenza 4. Minchia. Fiamma, infinità... Sì, è tutto, cioè, scusa. Va bene, lo voglio, grazie. No, questo è il mio, a te ti do quello. Sembra un po' senza fiamma, ti do. Ma tu non sai sparare, fammi fare. Vuoi a te se lo perdi, Moro, perché se... Vabbè, dammi quello senza fiamma e mi crafto il resto. Sì, fai vedere se c'ho, affidati. Però uno, cacchio, ma potenza poteva... Ma no, aspetta, ne voglio craftare uno io prima. Vediamo il gioco se perdi quell'arco lì, allora, l'arco definitivo. Voglio, voglio fare un 3 livellini e provo a farne uno io prima. Magari viene anche come il tuo, meglio o peggio, vediamo una. Beh, ok, potenza 5, vabbè. Però il resto già avere infinità e fiamma è già tanto. Infinità e fiamma sono fondamentali. Sì. Fondamentali. Oh, il ciolla contro l'arco, solo contro l'arco, cioè contro il drago soprattutto. Contro il drago devi avere infinità. A parte che dobbiamo trovare anche l'altro boss. Non capire dov'è, quello nuovo. Vero? Ma lì ce la si fa. Quello lo voglio fare. Dai, dai, dai. Ce la si fa. Basta infinito. È questo che potenza 3, esatto. Ma c'è un modo per trovarlo, quel boss lì? Bisogna andare in giro random. Sotto. Andare sotto e poi avere quell'effetto Doppler, che non è un effetto Doppler. Ma forse allora dovevamo già raggiunto l'altra volta, no? Avevamo detto di stare ma non c'era l'effetto. Non c'era l'effetto. Però avevano detto di stare attenti che era lì. Di stare attenti perché eravamo in una profondità tale che poteva essere lì, però non l'abbiamo beccata noi la frequenza strana. Amici, oggi se mi arriva il pacco di mangaiolo apriamo assieme, comunque, nel martedì. Così. Ma non credo di poter aggiungere ulteriori potenziamenti a quell'arco. C'ha già 4 potenziamenti. Ripetimi cos'ha? Infinità, fiamma? Sì, comunque più di 4 non puoi. Potenza e... Potenza 4? Sì. Indistruttibilità 3. Cacchio, veramente per... no, vabbè. Sì, no, è il migliore. C'è potenza 5, potevi anche farlo. Distruttibilità 4, potevi fare anche knockout. Mi sembra che anche quello non è male perché li spedisci via, gli fai fare danno anche da caduta. Vieni, Marco, vieni a prendere l'arco. Intanto uso l'altro. Sì.
Moro, chi sono? Aspetta. Vabbè, questo sì. non lo riconosci tanto. Questo non lo riconosco neanche in chat. Questo è... Tu dirai, sembra un barbone. No, è L di Death Note. Cosa? Non è Namba, però poteva essere Namba, brava. Non è Namba. Una spada con 6 incantamenti. Ah, sì? Oggi parliamo nel marketing perché non parliamo da un sacco. E poi giochiamo a Wodekon. Quindi posso aggiungergli robe. Gandhi, mi sembra. Sì, Vectore, Gandhi. Contraccolpo. Ma ripristino nell'arco si può fare, No, con infinità no. Ah, peccato. E beh, ci sta, era indistruttibilità 3 potenza 4, se lo metti nel tuo Marco, in teoria ti potenzia quelle che ci sono già. Quindi diventa indistruttibilità 4 potenza. Aspetta, ripeti che stavo leggendo la chat. C'è un libro qui dentro, indistruttibilità 3 potenza 4, se lo aggiungi all'arco che c'hai te. Mi si somma anche l'indistruttibilità? Forse sì, prova a farlo. Grazie, Giaggio. Dai, chi lo indovina in chat? Non è Liezar da giovane, quindi stai dando del vecchio a Liezar. Grazie, Giaggio. Grazie mille. Bambini di 13 anni che danno del... Rovinate. Rinnovate. Che rovinate. Rovinate. Non rovinate niente, cretini, che è un casino. Dov'è il... nel tempio, Vabbè. Nessuno l'ha indovinato, sono un po' rovinate, rovinate. Marco, è Tenma di Monster, è Kenzo Tenma. Ma chi cazzo vabbè. È? Marco, qui, l'incudine! Scusami, stavo sono Enderman, aiuto. Allora, io metto Pistol. Industrialità massimo i 3. No. E però aumenta la potenza, aumenta. Non succede un cazzo, ragazzi. Non va a potenza 4. Potenza va a 4 in distruttività. No, è pieno di gente qui, aiuto. Però mi manca poco, poi. Devo trovare un libro con fiamma. Sì. Devi andare? Faccio l'arco? Ok. Saluto Franco. Mi metto un attimo a casa di Moro e... Ciao, amici ciao. In chat, cosa faccio? Datemi un compito. Bene. Datemi un compito e lo vado a fare. Io avevo la mascherina, più di quello non potevo fare, purtroppo. Ma da quando i ragni, se tu fai una montagna, cioè sali in alto tantissimo, i ragni salgono anche loro, da quando? Sempre, i ragni si arrampicano. Ah sì? Non la... Vendo a mangiare a Maurizio, perché muore? No, piglio su pesce. Capitana Maurizio, andate a fate un affanculo, Maurizio, e scendi subito da lì. No, puoi camminare, ti do la libertà di camminare perlomeno. Vuole solo il pesce crudo? È sazio. Sì, senza... Cosa fa? Le fusa? Ti sparo, eh? Vabbè, è troppo grande sta miniera, mi sto perdendo. Ma non un tema sulle... qua su Minecraft. Nel tuo arco ti consiglio di buildare sui libri e poi passare sull'arco vero e proprio. Sì, adesso sì. Perché c'avevo degli archi buoni che si fondevano bene insieme. Ma torna a casa. Allora, lascio la mia spada qui. E poi avevo fatto... Che stupidino che sono, vedi? Giù dalle casse, gatto di merda! Chiuso dentro. Anzi, fammi fare anche qualche torcia. Questa cotoletta me la prendo, si sa mai. Vado a trovare i diamanti, ragazzi. Preparo lo scherzo a Marco? Non sono preparato, ragazzi. C'ho un po' di ossidiana in casa. Ma mi avete tappato la miniera? Quale? Probabile. Ma per chi è stato a tapparmi? Non lo so, ma non so quale intendi.
Ah, ho raggiunto il portale. Ti ha tappato cosa, Moro? La mia miniera, me l'avete tappata. Io non mi... No, ti ho fatto tanti scherzi, ma non quello io. Maro. Anche perché uno scherzo un po'... Beh, c'è di meglio come scherzetto. Fammi fare, adesso passerò la giornata. Moro, se vieni al di là del... lì del Nether, è pienissimo di roba. Ma non ci sto diamanti. Veramente esplorando. Una... Sì, no, ne ho trovati 10, l'ho trovati. Lizard. Senza piccone speciale. Bella, senti, lo so. No, io l'ho fatto lo stesso. La... Ma io ho abbracciato solo boot. Cioè, io sono stato coi pinguini. Quindi se lo prendo è perché ce l'hanno anche i pinguini, ragazzi. Sappiate. Allora, tocco di velluto, impalamento, fiamma. Devo arrivare al 30 su fiamma. Devo arrivare al 30. Sono al 19. E via, si pesca, ragazzi. Io sono a 28 e mezzo. Provo a fare anche un arco nuovo. Guai a chi va a dormire, che devo ammazzare tutti i mostri di notturno. Faccio anch'io l'arco, vediamo cosa mi esce. Io se faccio fiamma sono a posto per arco, spada e... Vabbè, mi manca fiamma anche su spada, ma vabbè, in caso ci penserò un altro momento. Ecco qua. Scava qui. Tra l'altro mi si sta rompendo l'armatura di ferro, me devo rifarlo. Allora, se vuoi c'ho dei gambali e un caschetto di ferro. Ma senza niente? Cassa. Sì, senza niente. Poi vediamo. Non avete trovato lo spawner? No. No. Non ho trovato niente, neanche un CD. Sto cazzo di CD. Ormai siamo fino alla fine. Certo, almeno uno lo voglio trovare. Sì. Ciao caro, ciao. Grazie Quentin. Ciao Quentin, grazie mille per i 28. Come qua c'era un po' di roba. Ma sto salmone cotto che c'era da me, cos'è? Ce l'ho messo io. Ah, grazie. Forse, non lo so. Io di certo non ce l'ho messo. Mi manca il... Il verme. No, mi manca il carbone. Veramente il carbone è impossibile da trovare. Ma ieri com'è andata su FIFA? Avete vinto tutto senza di me? Sì, un po'. Tra l'altro sì. Marco, abbiamo fatto delle azioni incredibili, veramente. Però non abbiamo mai vinto tutto. No, abbiamo vinto 2. Ha fatto Luke l'attaccante con te? Sì. Con la caca. Con la caca? Sì. Come si chiama? Caca si chiama? La caca si chiama. Anziché Lukaku, la caca. Non lo ricordo. Oh. Ma sì, Moro, nella miniera avevi trovato uno spawner di ragni e gli avevi messo le torce attorno. Quello spawner è sì, vero, sì, l'avevo provato. Ai ragni velenosi non davano tantissimo di esperienza, mi sembra. Danno più i mob quelli notturni normali. Non me lo ricordo. Parti una persa per un autogol. È vero. Sì, proprio di Vale. Se vale ha fatto... Te lo puoi andare a recuperare adesso? C'è nelle clip guarda. Qui su Discord. Vallo a recuperare adesso. Abbiamo fatto delle azioni incredibili, ma quello è stato molto bello. Clip, dov'è la... Felice va con la cacca si chiama, è vero, il personaggio di Luke. Eccola qua. Oh, ho preso la clip sbagliata, mi sa non c'è niente. Ecco. Allora, si chiama... Durigno porcellone, Durigno lo appoggia. No. Alto. Vale sbaglia porta, ok, credo, ecco, sia quella. Che credo sia quella. Madonna, è entrato proprio con tutta la porta. Ha fatto proprio gol, ha fatto. Vabbè. E poi qua ne abbiamo persa 2-1. Sì. Porca la pece. La povera pece. Perché? Mica c'ho i sentimenti, chi gliene fotte? Come no? No. Io non mi sono preoccupato dei sentimenti di Mary e di Vector, mi sto preoccupando dei sentimenti della pece. C'è niente più diamanti qua, comunque. Sento, un uomo dentro. Io ho trovato del ferro, però. Vado a prenderlo sotto al villaggio. Quanti diamanti c'ho io adesso? 18, è un po' pochino. Beh, che in realtà... Per l'armatura quanti ne servono? 5, 4, 9?
Amici, ma se giovedì mattina, no? 12, durante la 12 ore esco un attimo, vado a comprarmi la porchetta. Perché c'è solo il giovedì. E vai. Fai la IRL, fai. Mentre tipo... facciamo. Mentre parliamo un attimo, io Marco, tu vai. Basta che non ci metti 7 anni. Non lo so, e perché. Il giovedì? Sì, dovrebbe essere il giovedì. Che c'è il porchettaro col camioncino, mi pare il giovedì. E vai. Sì. Che c'ha la porchetta più buona dell'intero mondo. Posso andare a prendere la porchetta? Perché Marco, scusa? Beh, panino con la porchetta. Fatto ridere. Per mezzogiorno. La IRL cassattiva, ragazzi, sì, sì. Mamma mia. Vado al porchetta. Ah, porco, porco, ah, sborrare, merda, in culo. Così, bello. Divertente. Io non ho mai mangiato la porchetta in vita mia, zesti, bestia. Cazzo. È buona la porchetta. Non la mangio sempre, ristorante... non la mangio mai, quasi. O ristoratore e unto oraculo, meglio la porchetta o la porcona? Ma... Vabbè. Buoni pronostici per l'anno prossimo. Boh, non so. Ma io devo averla una freccia, però non ho neanche una. Come faccio a usare l'infinità? 40 io. No, ce l'ho nella... a casa ce n'ho un botto. No, devo fare neanche un livello, devo salire. Tra l'altro ieri mi è venuto in mente qualcosa da chiedere a voi nordici, che mi è venuto il dubbio che non esistesse su, però non mi ricordo più che cazzo è. Ma tipo anche la porchetta c'è da voi? Sì. Sì, si trova. Quella non, è non è tipica milanese la porchetta, però la trovi tranquillo. Lo trovi ovunque. Cioè la... Sono le non persone è, che no, la Zarrano mi sa che non sai cos'è la porchetta. Sì, no, la porchetta, no, la porchetta proprio, vera. Ci sono posti che la fanno. Sì, sì, la fanno proprio anche, anche no, beh, c'è okay. Anche, io ho trovato anche il tizio che fa carrellino proprio. No, no, sì, ci sono, ma sono, non sono così diffusi, diciamo che non sono così diffusi, cioè. Sono le sagre della porchetta proprio anche al nord, sì. Comunque. Buona. Che poi appunto è buona ma non la mangio mai, cioè se mi dici l'ultima volta che l'hai mangiata probabilmente si va 5 anni fa. Guarda Punkers, doveva proprio scriverla questa cosa, eh. In Veneto abbiamo il nostro tipo di porchetta. Ma che cazzo. Classic Veneto proprio, eh. Sì, quella di Ariccia. E la salama da sugo. L'ultima volta c'è Verti anche con la salama da sugo. Fa proprio ridere come parola, salama da sugo comunque. Salama da sugo. E il carbocco? Cos'è il carbocco? Cosa ho detto? Ma cos'è un anime che guardi tu? Una cosa di quelle robe giapponesi? Il carbocco? Io non ho parole. Non ho parole. È un nuovo manga, ragazzi. Va bene così, il carbocco. Ma come sarebbe mostri, questa non dormite, porchetta veneta? No, non credo Circio. Possa essere fatta di pesce una porchetta, anche se veneta e sono hanno questi sbagli. Eh no, il nome proprio è un problema se la chiami così. Fortissimo, ragazzi. Fatta col radicchio magari, essendo trevigiana. Buono il radicchio. No, io ho fatto l'esempio dello spec, per esempio c'è il fatto che dico lo spec è del nord, però lo trovi anche al sud, non che è uguale. Ah, è la porchetta che intende gli Ezar, quella l'affettato. Che sarà... No, io non è... ma io quell'esempio che ho fatto dello spec, che nel no, senso okay, lo spec è dell'Alto Adige, però sì. Lo trovi anche al intendeva sud. Intendeva dire che i prodotti li trovi anche da altre parti. Sì, li trovi ormai ovunque. No, la porchetta so cos'è, l'ho anche mangiata strabuona. Quindi l'affettato intendo loro per la porchetta trevigiana. Sarebbe il capocollo alla fine, la porchetta. Capocollo in Calabria è tutta un'altra roba. Capocollo in Calabria cos'è che è? È un capocollo, quello piccante, durino, col grasso. No, c'è il capocollo non so se lo trovi al sud. Che c'era anche nel boxone che mi avevano fatto a me. Ma che c'entra con la porchetta il capocollo, scusami? Il capocollo non sarebbe... Da me... Il capocollo non c'entra niente con la porchetta, ragazzi.
Cioè, forse solo perché è maiale, ma non c'entra a livello di... Adesso poi correggetemi se sbaglio. No, la porchetta è anche in Veneto. Sì, ma no, di diamanti la porchetta zero, trevigiana, quella che dicevi prima, invece, cioè, e sarebbe quello tipo il capocollo, no? No, quello lì che mi confondo io è la coppa. La coppa, da me, invece, la coppa è di base, chiami la coppa di testa. Che la coppa di testa non l'hai mai vista, Gliezar? Ma non c'ho. Da vedere è terrificantemente brutta. È una roba, certo. È una roba grigia. Merda! È tipo una mortadella grigia. C'ho gravi problemi, devo andare a dormire per forza. Vai a dormire. C'ho i cosi che mi seguono. Sembra tipo una mortadella grigia. No, non posso morire. Tutta piena di cazzi, durini. Però è buonissima. Ma che descrizione è? Ma perché da vedere effettivamente è proprio brutta, È proprio brutta e anche descriverla fa cagare. Però c'ha un sapore buonissimo, incredibile. No, ma comunque maiale cotto solo in modalità di consumo diverso. No, ma infatti mi confondevo con la coppa io. Che la coppa invece Coppa e capicollo sono molto simili. Esatto, è un po'... Tipo da me la lonza, si chiama. Invece la porchetta è proprio un'altra consistenza, più morbidina, più avvolgente. È proprio un'altra roba, è cotta e tutto. Sì, la porchetta è quasi carne. Diciamo. Molto buono. Anche il salume è carne, in realtà. Sì, però sono consistenze diverse. Sì, il capicollo poi è salatissimo, la arrostita con la sua cotenna, ottenuta da un maiale adulto, può essere in osso o senza osso, quella senza osso è legata prima della cottura. Beh, come la porchetta. Però il capicollo la porchetta mia nonna è salatissima. Io ho proprio mangiato... Aspetta, non è la coscia, forse un altro taglio. Forse ce l'ho ancora, aspetta. Guarda, ti faccio vedere, Io, cioè, se dai un morso al capicolo di mia nonna, a parte che muori perché è infuocato, sembra un vampiro. Perché è molto speziato, molto salato, cioè... Sì, in Calabria lo fanno in un sacco di modi. Tipo a me quando mi hanno regalato il box con tutti i prodotti calabresi c'era il capocollo piccante. Quello di mia nonna era buonissimo. Vediamo se lo trovo. Allora, ho ucciso un botto di mostri, sono al 23. Effettivamente farmo di più così che pescando, solo che devo aspettare la notte ogni volta. Ti fa schifo la coppa di testa, Mary? Ma lo posso capire benissimo, cioè io non so come fa piacere. E giù è il capicollo, ragazzi, perché è il capicollo. Quello con la I. Ezra, vatti a cercare la coppa di testa, tu che non sai. No, aspetta, sto cercando un'altra cosa. Perché è dialetto, si dice con la I, sì. In realtà è capocollo. È il capocollo, appunto. Solo che è capicollo perché è capicollo. Niente da man, no, dei mani. Grazie, schiena. Gatto! Sì, ma io ho mia nonna che mi manda il pacco e le robe queste qua piccanti calabresi sono proprio prosciutto, capicollo. Ciao, belli. Stavamo parlando di Treviso, pensa. Ciao, belli. Spiegatemi anche come fate a mangiare la mortadella che puzza. Ma che naso hai? Scusa. La mortadella penso che sia la cosa che fa più profumo. Poi per esempio, carità, io non sono un amante della mortadella, ma il profumo è molto buono. I gusti sono gusti, ma... Il profumo lo trovo buono della mortadella. Poi non mi piace, a me non mi fa impazzire la mortadella. Non è che mi fa schifo, però non la mangio mai, non mi piace così tanto. Il mio preferito, ho detto, io gli unici affettati praticamente che mangio sono il tacchino, il crudo e la bresaola, fine. Perché gli altri mai non c'ho più voglia. Poi cerco di mangiarli meno. Ma in realtà il gorgonzola non è che puzza. Cioè ha un sapore molto intenso, ma l'odore ci sono formaggi molto più... Vabbè, ci sono formaggi peggiori, odorosi. Ma non è un buon odore. Cioè se ti piace... Ma non sì, è così però... forte l'odore. Ma a me non... Insomma. Non è poco. È abbastanza forte. Poi c'è cose peggiori, sicuramente. Non ma molto peggiori. Non tanto l'odore dello Zolla. Il sapore sì, è tantissimo. Cioè è fortissimo. Questa è una targhetta. Sì, un'altra targhetta. No, il gorgonzola è forte, sì. Anche perché c'è dentro un po' di muffa, comunque. Niente diamanti oggi, eh. Il tomino è peggio, ma il tomino non ha odore. Ultimamente lo amo il gorgonzola, però è puzza, cioè, può dire che
Ma il Tomino non mi ricordo questi grandi odori, sinceramente. Forse, ecco, il taleggio puzzone. Sì, abbastanza. Sono a anche se anche quello mi piace. Però devo andarmi a fare un altro piccolo. Il Tomino sa di culo sudato. Non mi ricordavo questo. Vabbè che non lo prendiamo. L'odore del culo sudato, quindi. Un arco incantato con infinità e potenza. Liezza, lo vuoi? Poi te lo sistemi. Cos'è che vuoi? E di base è infinità e potenza 4. Sì, portalo. Però è mezzo rotto e devi aggiungergli due poteri. Due... Però sì, c'è adesso provo a vedere se trova almeno fiamma. Aspetta che sei a casa? Sì. Sì, vai, lasciamelo in una chest. Sto cercando quell'immagine là, ma non la trovo, ovviamente. Cacchio, però potenza 5 uno di noi potrebbe provare a farlo, eh. Forse ce l'abbiamo nella cassa qualcosa che aumenta... No, il taleggio è bello forte, ragazzi. Forse anche peggio del gorgonzola il taleggio, non lo so. Però forse anche però peggio. Però nel risotto i quattro formaggi che... Ma no, ma io li amo tutti questi... Io l'unico che faccio fatica a mangiarlo sano così è il pecorino. Cioè il pecorino se me lo metti nella pasta... Ma qualcosa il pecorino però non vuol dire niente, perché il pecorino... Il pecorino romano, intendo io. Il pecorino romano, intendo mangiarlo così romano. Devi berti 8 litri d'acqua, poi. Ma non è solo una questione... È proprio faccio fatica. Anche se forza, poi nella pasta ma non amo. Si mangia così il pecorino romano. Ma dove sei? Vabbè, te lo metto nella cassa di fianco alla porta, Lieser. Cioè, sfido chiunque a mangiarlo così il pecorino romano. Guarda che Mariola si fa i... Ma Mariola ha dei problemi bestiali, cioè... Non è possibile. Però io da con le fame sì, già lo smorzi. Però il pecorino romano è sale. Se lo mangi così è sale. Io lo mangio così come antipasto. Ma, tanto, come antipasto, ma lo accompagni con qualcosa. Già accompagnarlo solo con le fave te lo smorza del tutto. Però no, ma credo lo mangino così, Moro. Ti fa una fiatella poi. No, ma io pure non riesco. Però sono sicuro che ce la fanno. Io così faccio col grana, col parmigiano. Io prendo i pezzettini ogni tanto. Non lo faccio spesso perché comunque, vabbè. Vabbè, Zesti, tu nella tua vita da tredicenne hai mangiato due cose in croce, non è possibile. Avrei finito di mangiare omogenizzate l'altro ieri. Sì. Ma è possibile che non sai nulla di cibo? Cioè, ma non a insulto, dico proprio... È difficile credere che hai mangiato solo pochissime cose. Come cacchio è possibile? Quindi dobbiamo fare tutto un... Adesso che c'entra la fiatella tra aglio e cipolla. Ma scusami, se metto l'arco... Ah, perché c'ha già i poteri, quindi non posso metterci... Devo mettere un altro arco che mi dà infinità e poi... E niente, la merda. È un pecorino morbido, tipo, e mi piace un sacco da mangiare così. Anche sul fatto di stuccare, ragazzi, è incredibilmente soggettivo. Perché a me, per esempio, stucca... A me l'albicocca dopo un morso non ne voglio più. C'è gente che ne mangerebbe 14. Io non ce la faccio. Perché lei dipende molto soggettivamente cos'è. Ma non solo l'albicocca, cioè... Nonostante mi piaccia un botto poi come sapore quello dell'albicocca, però non... Io con le cipolle, io le cipolle, ma vivrei di cipolle. Un altro, tipo mia mamma, gliele dai poco pesante. A poco. Già no, sì, però tipo la cipolla magari ti fa l'alito pesante, però tu non lo percepisci. Dipende, almeno non così tanto. Delle volte mi rendo conto, sto lontano sì, volontariamente. Però di base rendi l'alito pesante per gli altri che ti stanno intorno. Mentre il pecorino romano, se lo mangi così... ti senti proprio tu, ti crea una patina di... Perché essendo molto molto salato e formaggio, lo senti. Senti, odi il cibo e non gradisci mangiare. Ma mi ricordo che aveva avuto anche problemi di... Ok. Anoressia, no? L'aveva detto. Se c'entrano problemi di vario tipo... Sono problemi, sono malattie mica per niente. Pare che fosse lei che l'aveva detto. Allora è tutto un altro discorso. Infatti non abbiamo ancora capito perché segui i termosifoni. Perché siamo bellissimi, Zesti, diglielo. Mia mamma ha fatto la marmellata di mirtilli e ci sta scorreggiando sopra. Vedi un po', facci sapere. Siamo nella pisalazzola. Ma per aggiungere un potere a un altro coso, devo semplicemente... Fonderli, ok. Nell'incudine. Confermo, io quando lavoravo in casa di edificio usavamo anche la mega farmone del pecorino romano usando sacche da 20... il sale si cacchio, è salatissimo il pecorino. Però ci sta bene tipo con le paste, perché? Perché poi davvero farci delle cremine incredibili. Cioè la cacio e pepe con anche... Io nella cacio e pepe, per esempio, il pecorino romano sopra ce lo grattugerei tranquillamente. Poi diventa una cacio e pepe pecorino, però ce lo trovo tranquillamente. Thank you.
musica poco adatta, perché non è mica l'opening di Cyberpunk. Ma l'infinità, cioè, fuoco a che livello, compare a livello massimo? Perché è fiamma bello, base, non c'è il fuoco. Bella, cioè, fiamma, non c'ha potenza. No, il potenziamento fiamma base solo, a che livello esce? Ah, boh, penso possa uscire a qualsiasi. Cioè, a me infinità è uscito al 2. A me è uscito al 30. Cioè, ce l'ho al 30 adesso, devo arrivare al 30. È uscito infinità, però infinità ce l'ho già. La Lilliped, nella mia collezione, ragazzi, che fai? Ma questa mi mancava, Prova a qualche libro, Lieza. Sto buttando via gli archi, semplicemente. Più facile. Perché ho il piccone? Mano, perché stavo picconando. Non so se è meglio il libro, credo. Beh, ce l'abbiamo i libri. Di che cosa, Lieser? Vabbè, da fare penso che sì. Cioè, ci sono anche da ammazzare le mucche, credo. Sì. Allora vado. Ma se no, ci sono 3 librerie in casa dei villager. In una casa dei villager, qui a Sydney, alla mia Sydney. Ci sono anche dei pazzi che lo fanno. Ah, dici proprio la caccio ai pepe con al posto del caccio il pecorino romano. Minchia, ma deve essere una roba tremenda, però. L'altro non ha senso. Se fai la ricordami cos'è la raclette render, che non mi ricordo. Cos'è la raclette? La raclette in cucina? Cos'è il coso? La più. Fonduta? La no, raclette è il coso. A me è venuto in mente il formaggio. No, a me è venuto in mente quando girano la pasta nella forma di formaggio. Per fare per formaggio farla alla piastra, che poi lo fa sciogliere sopra. Quando lo fanno sciogliere, poi te lo mettono sopra col coltellone. Non lo so, Zesti si chiama così proprio. In Ratatouille, mi pare, lo chiamavano così. No, un Nautilus. Di nuovo, ne ho 467. Ragazzi, ma cazzo. Direttamente alla forma, sì, quello lì che ti fanno col coltellone. Fanno proprio un cazzo che è il formaggio. Allora, tecnicamente il formaggio, cioè la pasta a cacio e pepe, dovresti farla col cacio proprio. Sì. Però io ho visto un sacco di gente, io stesso lo faccio. Però non ha senso, non è una cacio e pepe. So, è vero, è una pasta formaggio e pepe, infatti, come dicevo prima. Però, vabbè, c'è altre. Ciao, Raggio. Non è ricetta. Ma dov'è che è la libreria? Chiaramente, non è che ho il cacio a casa costantemente. Io dicevo. La libreria qua nel villaggio. Il parmigiano, il grana. O il pecorino, capito. Devi cercarla. Non so, Marco, l'avevi già presa la libreria? No. Degli altri villager, no. È ancora a casa loro. Ma infatti, il cacio è il formaggio. Cioè, non è un formaggio, è vero? È un tipo di formaggio. No, è il formaggio. Ma no. Sì, è di solito pecorino. Ok, allora quello che dico io è il cacio cavallo. Però effettivamente è un po' una cazzata, perché effettivamente volevo chiederlo prima perché mi era venuto il dubbio, perché l'avevo già sentita questa cosa. Okay. Ma però quanto è una cazzata? Perché allora cacio l'ha fatto giusta, tecnicamente. No, è che esiste il cacio cavallo, porca miseria. Esatto, il cacio cavallo. Infatti io pensavo fosse quello. Sono confuso io. La caciotta esiste. Ma quindi voglio dire, esiste. Fatta giusta io la cacio e pepe, allora. Non lo è il formaggio toscano. Allora decidete. No, il formaggio il allora ragazzi non lo so, decidetevi voi. Oddio, siamo rientrati nel discorso in cui la chat basta cercare, dice di sì, metà dice di no. Basta cercare. Ma probabilmente alcuni, perché mi sa in base alla regione, magari hanno delle ricette diverse. Poi la cacio e pepe è romana, quindi bisognerebbe vedere a Roma. Giallo Zafferano cosa dice? Si fa col pecorino o la cacio e pepe? Allora, ma pecorino è il formaggio di pecora, però bisogna vedere che pecorino. Pecorino romano, penso, la cacio e pepe è romana. Ma col pecorino romano come la fa? Cioè, come resisti? Ma non è così terribile il pecorino romano. Ma ce ne metti un po' nella cacio e pepe, però. Ma sì, ma non è importante. Cioè, non è che diventa. Poi è salata la cacio e pepe. Probabilmente si usa il pecorino perché è famosa a Roma. E semplicemente a Roma c'è il pecorino. Ma sì. Dice romano. Sono addirittura full io. No, il creep! Cacio e pepe sulla pinza romana. La pinza. Non è che è famosa, è di Roma. Sì, beh, non penso si faccia da altre parti. Penso proprio di sì, è una cazzata da fare. Penso no, nel senso come ricetta, come ricetta in regione, penso ci sia solo a Roma. Ma perché è un po'. Allora, perché è facile comunque. C'è da dire che è un pochino da stronzi andare tipo in un ristorante e prenderla cacio e pepe. No, io lo faccio subito. Moro. Beh, adoro quando me la non è così facile da fare. Io adesso che sono andato a Piacenza, ho visto una relica. Così facile da fare. Insomma,
No, no, guarda, no. Moro, i tonnarelli cacio e pepe come mangiato a Piacenza io non li faccio così, anche se li faccio bene. Io faccio secondo me è più difficile, la più difficile faccio, mi viene da Dio a me, ma non ma mi no, viene così credo, male. Secondo me è la più facile da fare, cioè, tra... no, secondo me è la più difficile, cioè, c'è quella, c'è la carbonara, la matriciana, per me sono molto più facili queste, ma minchia, no, la cacio e pepe sua devi fare la cremina con il formaggio, è proprio quello il problema. Ma è una cazzata. Non è così facile da fare. No, perché se ti ricordi, quando l'avevamo mangiata noi era una merda. Ma perché lì era lì da tre giorni, non è che appunto che dico pure al ristorante l'hai detto tu, Infatti, tu. No. Ma ho capito, ma da tre giorni, appunto, in casa me la faccio sicuramente meglio, vuol dire. Però vuol dire che non è facile farla bene. No, io ti dico, i tonnarelli che ho mangiato, tonnarelli cacio e pepe che ho mangiato a Piacenza, nonostante a me venga benissimo, non viene mai così. Non è mai così buona a me. Poi vabbè, c'erano anche i tonnarelli freschi. Ma spiegatemi perché, però, perché tutti gli chef sono incapaci. Cioè, per me è una cazzata da fare, ovviamente, la cacio e pepe. L'hai mai fatta? Un po' presuntuoso questo Morelli. Vabbè, ma scusami, ma prendi il cacio, lo grattugi, ci metti l'acqua con un pochino d'acquetta di cottura, fai la cremina. Non mi sta venendo... E hai la crema, ci metti il pepe... E poi ripassi in padella un pochino. Cioè, di base è questa, Ma di base è facile, ma farla bene probabilmente non è così facile. Non fa perché anch'io la faccio... Anch'io ero... tutti. Vabbè, ma su MasterChef non devi guardare su MasterChef. Io sono su convinto... MasterChef devi fare la cosa perfetta con le giuste dosi. Io sono convinto di farla bene, ma poi quando assaggio una cazzata quella... Perché rischi che il cacio ti si cuocia e fila. Vabbè, ma è un attimo... Cioè, in padella, non... come la carbonara, cioè, in padella ripassi per amalgamare, mica per cuocere. Ma infatti anche la carbonara non è facile da fare. Ma la carbonara... Tecnicamente è facile, tecnicamente. Una volta che conosci il metodo, è una cazzata da fare, ma perché conoscere il metodo... Cioè, sono dei passaggi veramente base. Cioè, per la cacio e pepe la fanno buona, non tutti la sanno fare bene. Per la cacio e pepe sono molti meno passaggi. Sono io che laggo. Io non sto laggando, Mary. Ho trovato un bel tocco di velluto. La carbonara posso capire che è un attimo più delicata, perché devi fare due passaggi in più dove ti si può effettivamente cuocere subito la cosa. Però cioè, la cacio e pepe sono letteralmente due passaggi. Cioè, è facilissimo masterare quei passaggi. Quello dico. Io ti dico, io, nonostante siano due passaggi, l'ho sempre fatta bene. Come l'ho assaggiata a Piacenza, era ancora più buona. Ma perché dipenderà saranno da tonnarelli, saranno i tonnarelli, sarà quello che ti pare, ma era dipende, un altro. Cioè, credo che l'unica variabile siano gli ingredienti. Dicono che è easy tutti praticamente, perché cioè l'unica cosa che può fare la differenza è la qualità degli ingredienti. Naturalmente se metti il formaggio fa cagare, allora, per forza di cosa fa cagare. In base sono tutte ricette sulla carta easy, però poi noti la differenza quando ne mangi una più buona e una no. Probabilmente sono gli ingredienti, ma secondo me non solo, secondo me sono anche dei tipi di metodi di cottura, magari come la mantechi. Cioè, dipende, non c'è solo poi l'ingrediente, basta, c'è anche il come lo fai, in che padella magari lo fai, che condimenti particolari ci usi, cioè... Con quelle paste lì, se... Cioè, non è così easy, nel senso, non sulla carta, non è così easy il procedimento, perché magari uno manteca in un modo, uno in un altro, e uno lo senti molto di più. Moro, tu hai il piccone con... che escono più roba, no? Sì. Perché io ho quello con il tocco di velluto, quindi in caso li prendo. Sì, poi... esatto. Niente, tutti a casa mia le mangiamo, dai. Faccio una cacio e pepe. Beh, quanto vuole mangiare lei, anni che non la mangio. Falla, una cazzata, Alex. No, io non sono buono a fare quelle cose lì, quindi... Non sei buono a fare niente se non sei buono a fare quelle cose lì, però, che ne sai? So, lo so. Oh, del ferro qua sotto, parla wow. Lui che dice, credo, è facilissimo, avessi visto come sono facile. Non ho mai detto. Magari la prima volta che ma adesso mangiamo quello che cucina Moro, in realtà fa cagare, che lui ha mangiato. Magari non piace solo a lui, ma magari non piace a nessun altro. Magari sì. Una cacchio e pepe, se volete. Oh, torno giù in miniera. A me piace tantissimo cucinare, per esempio, però... I canederli sfido chiunque a dire che sono facili, comunque.
già solo di persone, dice che sono facili. Frank ci ha fatto un podcast intero. Già solo che devi impastare le robe e possono, cioè già solo a logica. Frank ha fatto un intero podcast dicendo e pane bagnato. Sì. E lo è. E il pane bagnato come fa a stare insieme? Logicamente, quello, logicamente, cioè a rigor di logica, già a pensarle è difficile che stia insieme. Esatto. Boh, vado a cercare di chiamarli. Non so un polpetto in brodo, perché la carne ha una consistenza appiccicosa, il pane no. Poi non ho mai fatto i canederli, ragazzi, quindi non so di cosa state parlando. Ok. Livello 26, dai. A rigor di logica sono polpette di pane, appunto. Come fa a stare insieme il pane? Ti vedi la mia proposta? Cosa idea? Vengo subito, se vuoi ti faccio il guanciale croccante trademark, così facciamo la gricia. Va bene. La gricia anche quella è una cazzata da fare. Era l'altra la gricia. Ed è anche quella lì una cazzata da fare, perché è la carbonara senza l'uovo, quindi non hai la difficoltà dell'uovo. No, che poi in realtà c'è, cioè, la gricia. Aspetta, la gricia. La gricia adesso io non l'ho mai fatta, quella... però non penso sia così easy. È la carbonara, cioè, bianca, no? Non credo, Moro. La gricia non è col sugo. No. No? L'unica col sugo è la matriciana. È la matriciana. Qual è che intendo io allora? Qual è che intendo io? No. Sì. Matriciana è quella con la guanciale, eccetera, non è quella che dico io. Te dici credo che la gricia sia, credo che sia la gricia sia la cacio e pepe. Ah, è la cacio e pepe col guanciale. No, 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 esatto, sì, dico qual è che stavo che dicendo io. Quindi, è la via di mezzo tra la carbonara e la cacio e pepe. Esatto. Qual è quella che stavo intendendo io? E Marco, sono finito. Quella con la melanzana, come si chiama? Quella lì? No, quella lì è la norcina. Alla norma. Ci siamo però. La norma intendevo io, mi stavo confondendo con la norma. La via di mezzo, la gricia. La norma, tra l'altro, una roba che io l'ho mangiata un paio di volte, è veramente buona, però non l'ho cucinata. Sai che io non... sicuramente perché non le ho mai mangiate bene le melanzane, non le ho mai mangiate cotte bene, però quando mia mamma fa il sugo con... cioè la pasta con le melanzane e lo speck, mi fanno un effetto strano le melanzane. Io le amo le melanzane, molto più delle zucchine. Perché vengono tutte papposette... e boh, mi fanno un effetto strano. Poi il sapore è anche buono, però mi danno fastidio. E io le frigge, cioè le cuoce, mette nella padella con l'olio abbondantino, però non è che le mette a mollo nell'olio proprio per friggerle come dovrebbero essere fatte, quindi vengono così papposette. Non sono granché buone. Cioè, non sono neanche cattive in realtà. È libro che... incantato. Oh, la consistenza mi fa una reazione strana, non lo so. Io l'adoro. Io l'adoro la. Ma così a pappetta ti piace a te? A me piace in tutti i modi la melanzana. Pappetta del sottopanno. A me piace in tutti i modi la melanzana. I biscotti, quindi non come. Perché ho dei buoni gusti. E che il fatto. Io, se c'è da friggere qualcosa. Non tanto perché il fritto fa male, robe così. No, perché friggere impuzzolentisci tutto. State zitti, scemi. Impuzzolentisci tutto, sporchi tutto. E poi l'olio da smaltire un dito nel culo. È solo una rottura di coglioni friggere, quindi lo evito sempre. Infatti tipo patatine fritte, oliva alla scolana, robe del genere, le faccio sempre in forno. O le compri già fatte. Beh, sì, sono. Comunque io, per esempio, io preferisco la melanzana alle zucchine. Le zucchine capita magari che ti vengono un po' più amare, in generale proprio quelle lì ti crescono un po' più amare, un po' più dolci. Quando le sono zucchine. Dolci le amo le zucchine, però ultimamente stiamo beccando solo zucchine amare, solo zucchine amare. Sono zucchine di merda, ma chiama e certo. Insulta tutti. Sono zucchine solo amare. Perché la melanzana ci sta che amara.
La zucchina amara non l'ho mai sentita, proprio. È amarissima la zucchina, cioè, vuol dire, che è proprio cattiva, vuol dire. È cattiva da sentire, proprio. E la stiamo comprando da più posti, ma è sempre uguale. Ma che cazzo vuol dire la zucchina amara? Invece la melanzana, io la amo molto di... Poi vabbè, tra... fammi fare, comunque, aspetta, fammi fare tra miracolo. Zucchina incredibile, melanzana incredibile, preferisco comunque la melanzana. Oh potente, bellissimo termoracolo, arriverà finalmente il prossimo stipendio dopo quasi sei mesi di tirocinio? Il primo stipendio dopo sei mesi di tirocinio? Speriamo, vediamo. Basta con questa Maria. Bene. Forse non era proprio tirocinio. Le zucchine ma anche devi prendere quelle sì, più piccole. Succede. Sono... ma sono grossine quelle che abbiamo preso noi adesso, effettivamente. No, mia mamma fa... Ma tutti lo state scrivendo, quindi è la dimensione, ragazzi. No, è vero, sì. No, le che storia. Perché sono grandine quelle che stiamo prendendo. No, quelle grandi non vanno bene. Le più piccole sono più buone. No, mia mamma le fa... Aspetta. Sì! Non la sapevo sì, questa cosa della grandine. Mia mamma fa le zucchine, la zucca bianca. Tagliata tutta, toglie via tutta la polpa, poi fa tutti i dadini piccolissimi e la cuoce in padella con il finocchio, con però non il finocchio, il bulbo, con proprio i rametti di finocchio e tutto, e viene una roba che voi non avete idea, fuori di testa, vi giuro. La cuoce a fuoco basso per tipo un'oretta e mezza, viene buonissima, che si ammorbidisce tutta, viene cremosa, so, buonissima. Sì, perché indubbiamente io per esempio le donne in cucina non è sessismo, è che sanno benissimo che la cucina è il posto migliore che c'è. No, fammi finire il piccone, però va. Ma ormai scavare a caso i corridoi non serve più a niente. No, ho trovato l'altra volta, ho trovato 7000. O trovi diamanti. Un buco vero, io non sto trovando nulla, no. Zero proprio. Ma neanche tipo neanche la redstone, niente proprio. Ah, adesso l'ho trovata, però vabbè, pochina. Che posso dire? Cioè, ma rispetto a prima che trovavi un sacco. Zitta. No, non ce le mando io, ci vanno di loro spontanea volontà, usano se vogliono, eh. Perché sanno che effettivamente la cucina è il top place. Oddio. Tra l'altro, amici, ma... com'è possibile che il finocchio... ogni parte del finocchio sappia di finocchio? È un finocchio, quindi... ma non è vero. Ha senso. Cioè, la mela non è che se dai un mozzico all'albero sa di mela, capito? Vabbè, che c'entra. Eh no, per dire, l'albero del finocchio non esiste, è se stesso. No, perché di solito, no, si mangia il bulbo. Ma è un altro discorso, perché semi, escono in due modi diversi. Sia i semi, anche il carciofo, sia no, la il gambo del carciofo, no, effettivamente, però... no, il carciofo ti anche le... Ma perché il gambo del finocchio è finocchio stesso. Cioè, non esiste il gambo del... è proprio lui tutto. È un po' come la patata, cioè è la patata. No, la patata se mangi la pianta fa cagare. Ma non puoi paragonarli perché crescono in due modi diversi. Il paragone è sbagliato. Devi paragonare la carota, il la carota lo mangi la carota tutto. Se mangi il ciuffo sopra non sa. Vabbè, ma il ciuffo. Il finocchio sì, invece. I semi non sanno di il finocchio. Sedano, sì, forse che sanno di roba. Finocchio. I semi di finocchio sono molto più dolci, no? Vabbè. Però sanno di, però hanno il sapore di finocchio. Cioè il sedano che io lo associo perché ormai lo so, quindi non anche sono blind. Il sedano mangi tutto. Anche la cipolla mangi praticamente tutto. La cipolla, c'ha i cosi che sanno di anche la cipolla un pochino sì. Ma anche il sedano stesso. Ma in realtà è una domanda del cacchio, Moro, perché non... non è vero, perché pochissime piante sanno tutto. Cioè, la cipolla, che cazzo di... come sono i semi della cipolla? Dove si prendono? Dai fiori, forse. Il finocchio se li hai i fiori, non li fai i fiori, mi sa. Anche il prezzemolo, è vero, il prezzemolo tutto, anche il gambo sa di prezzemolo. Beh, il prezzemolo sì, okay. C'è solo quello, cioè. Vedi, però c'è tanta roba. Il gambo no. Giustamente la pianta del basilico no. Sì, il prezzemolo perché il prezzemolo è già la pianta stessa. Però vedi, cioè, il basilico mangia le foglie. Se la pianta diventa la cosa stessa che sta crescendo, ma tu non il finocchio non mangi la pianta di solito. Però se la mangi sa di finocchio come il prezzemolo. Scusa per il sapore, però sa. Beh, ma anche l'origano. Il prezzemolo non ha un frutto, però. Cioè, il fatto che non è un frutto neanche quello del finocchio, è un bulbo. È la radice, però.
Ma il finocchio ha retrogusto di liquidazione? No, no, è vero, c'ha un retrogusto. Non mi piace tantissimo, cioè mi piace solo con l'olio e basta. A me piace. Cioè, mangiato così non mi piace tantissimo. Il finocchio crudo mi ha aiutato tantissimo perché poi mi dà sensazione di riempimento quando lo mangio. Sì, quindi però... cosa fastidiosa del finocchio... sono i filamenti, i però filamenti li che fa sempre ti si diventano anche del filo interdentale, anche le sedano, li puoi togliere quelli lì e via. Capito, devo starli a togliere i filamenti. No, io non lo faccio se vengono via naturalmente già di base, vedo che c'è un filamento via, lo tolgo, se no non lo faccio. Però poi c'è quella leggenda metropolitana che il sedano ti dà calorie negative, che non, in realtà non è che ti dà sedano ti negative. Dà calorie negative, cosa nel vuol senso dire? Perché da quello che ho letto il processo di masticazione del sedano e digerirlo ti fa consumare più calorie di quanto ti dà il sedano stesso. Ma perché è difficile da masticare? Perché è molto acquoso. Perché non dà nulla, dà praticamente poco niente. Ah, perché niente, è acqua, sedano, quindi non c'è e niente, quindi ok. Però ti dà sensazione tempo di digerirlo, ti consumi di più, semplicemente. Quelle cose lì servono anche per... A parte che fanno bene per minerali, cose... Sì, ne bruci di più di quanto psicologicamente ti fanno benissimo perché ti danno sensazione che stai mangiando anche se non è vero, aiuta un sacco. Sì, il fatto che io mi accorgo subito, il fatto che... Cioè, ieri sera ho mangiato la zucca, come dicevo prima, col finocchio, robe così, e un'ora e mezza dopo avevo di nuovo fame bestiale. Il cioè, ma la gente quello. Pensa... Ma perché tu... Allora, una volta che negativo, nel regime di dieta cambia quella cosa lì, Moro. Nel senso che i primi tempi è il fatto che ti si deve un po' chiudere lo stomaco. Sì, esatto. I primi tempi infatti è terrificante, non ma ce la fai, c'ero anche riuscito, ma è il fatto anche che mangio tipo la pasta e mangio tipo 120 grammi di pasta. Poi è vero, allora, posso capire un attimo questa cosa. Che brucia grassi è una cazzata, ragazzi. Posso capire un attimo questa cosa? Non è vero, è una bugia quella cosa. No, lì. Però ti aiuta un po'. No, allora, ha delle proprietà. Ha delle proprietà, ma le proprietà per aiutare a digerire roba del genere. Però la gente non li spaccia come grassi, metodo no. Per... No, quello. Come tutte quelle robe detox. In realtà non no, vero, però aiuta. Non cioè le ricette magiche che ti... Stimola forse bruciare grassi. Vabbè, come ogni tanto si vede nei prodotti scritto superfood. Il superfood, ragazzi, non esiste. Pensate un po'. Allora, ragazzi, tipo la pasta, no? No, c'è il discorso, ma vedi, 120 grammi, no, 200 grammi di pasta come minimo, va bene, no? Vabbè, ragazzi, ma sì. Il discorso, no, perché... È tantissimo 200 grammi di pasta. Su che basi? Tanto. Su che basi? Perché dipende. Per me... Allora, una dieta con normale... 80 grammi di pasta... Ma perché si basa sulla dieta normale? Ma 80 grammi di pasta è la cosa giusta. Ma tu ti mangi tipo qualche antipasto, l'insalata? Allora è basato sul fatto che mangia anche il secondo. Quando mi aveva dato la dieta quella con 80 grammi di pasta a me, che però era anche per la palestra, eccetera, io non avevo solo 80 grammi mangiavi di pasta. Mangiavi secondo. Esatto, capito. I pomodorini. Sì, mi metteva secondo. Qualcosa per darmi... Cioè, magari c'avevo qualche cracker particolare... oppure mi dava esatto. Il merluzzo, cioè c'era comunque anche il secondo magari sì, una se mangi solo la pasta abbastanza. Se mangi solo la pasta ci sta un 120-140 esatto. Però se mangi io mangio solo la pasta no, allora ci sta però 200 sono comunque sono tantissimi ragazzi. A parte che adesso con questo caldo anche se mangio solo la pasta ne mangio meno di 120 grammi probabilmente perché effettivamente io di solito col caldo non ce la faccio a mangiare troppo. Ma a prescindere 200 anche se mangi solo quelle è tantissimo perché quelli che ce la c'è che il sugo 200... Ma io ti dico io faccio 100 grammi ragazzi, di solito la peso faccio 120 solito, se mangio solo quello 120 col sugo e basta. Io lo faccio perché cioè allora parliamoci chiaro. Se mi dovessi dare il via, 200 me li mangio in due secondi. Ma anch'io, non però... lo faccio. No, io non ce la farei a finirli. No, io probabilmente no, io sono goloso. Cioè, a meno che non ho proprio fame, però non ce la farei a finirli, credo. Io sono un animale in queste cose. Cioè, quando ero in massa mangiavo tranquillamente tutte queste robe qua. Però lo fai per golosità, perché mi piace, non perché... No, ma anche d'inverno, d'estate mangio ragione, ma anche d'inverno. Cioè, più di un tot non le mangio, però... D'estate poi a maggior ragione se ne mangia meno. Poi dipende anche dalla pasta. Ragazzi. Sì, ovvio. Mangi pasta con l'olio e il parmigiano sopra. Dai, faccio la challenge. Lì sì, però se ci metti la carbonara non ne mangi 200 grammi. Cioè, faccio la challenge. Cosa ne stai pensando di questa live incentrata solo e unicamente sul cibo oggi? Volevo chiederti questa cosa intanto. Comunque io ho scavato mezz'ora e non ho trovato nulla. Sì, cioè, non ha più senso scavare a caso. Madonna mia, allora... Se vi capitasse mai di andare al sushi e io e Korn siamo seduti vicini,
voi potete tranquillamente lasciare tutto a noi. Tranquillamente. Poi è capitato di farla di fuori, ma se si va al sushi, casualmente la vostra porzione di nigiri, sì, ovvio che dipende dalla persona, dal metabolismo, la vostra porzione di qualcosa, sì, è capitato che avete ordinato troppo, poi allungate il piatto verso McCorn, che se siamo vicini, tra una chiacchiera, un discorso, sparisce tu anche il piatto. Anche il piatto. Beh, ogni tanto mangiamo un po' di più, diverso da mangio sempre 200 grammi di pasta, comunque. Sì, sì, un buco nero tra una chiacchiera e l'altra. Io la pasta la mangio sempre. La pasta è uno scherzo. La mangio ogni giorno a pranzo, mangio sempre la pasta. Io la sera, poi dopo quando sbaglio, però vabbè, chi se la frega. Tu mangi sempre pasta, Momo? Tutti, io, pranzo, io tre giorni, tre volte a settimana. Sì. Io lunedì, mercoledì e venerdì. Io proprio per me il lo farei, pranzo, non è che non lo farei. Per me il pranzo proprio, io penso che non, cioè per me non esiste che tu a pranzo non mangi un primo. No, io invece al contrario, mangio il secondo a pranzo e il primo a cena. Beh, infatti, cioè, tipo la prima volta che ho sentito Gliezzar dire questa cosa, per me era fantascienza. Vabbè, non è che cambia molto. Ma perché non, cioè, per io non ho mai visto nessuno. Ma come... Poi la storia che vabbè, non fare? Va bene mangiare la sera, però non hai mai visto nessuno. Ma poi se ne frega. Cioè, se in casa tua, 7. Per forza. Moro, ma... No, anche in giro. Dico, ma si può fare questa cosa? Io non ti arresto. Io non ho mai fatto in vita mia primo e secondo se non ero fuori da qualche parte. Mai. Non primo e secondo, proprio il primo obbligatorio la sera e invece non la pasta, libero qualsiasi altra cosa. No, no, io, ma io... Poi fuori al ristorante è sempre invece... Vabbè, ma quando sei fuori cambia legumi, tutto. Mangio verdure, cambia tutto. Io credo. Mangio legumi, mangio verdure, mangio tonno, pasta, mais... Ma come non c'è una legge? No, ma infatti la cena, mangiare la cena, cioè mangiare a cena la pasta, ti dicono che i carboidrati la sera sono più difficili da digerire. Sì, vabbè, ma io mangio alle 7 e vado a dormire a mezzanotte pasta, non me l'ho già digerita, cioè. Quindi non... credo che semplicemente perché se la mangi a mezzogiorno un po' ne smaltisci più. Sì, è per quello. Sì, ma anche se la mangio, io la mangio veramente 6-7 ore prima di andare a dormire, cioè non è che cambia molto. Comunque dormendo bruci. Poi infatti ho letto anch'io ho letto anche altri che dicevano che i carboidrati conviene mangiare la sera, quindi sempre lì cambia. Aiuta a dormire. Beh, oh, dipende, cioè, perché ti riempi e ti viene l'abbiocco, fa malissimo, sì, fa malissimo dormire, fa malissimo dormire dopo pranzo. Esatto, lì dopo aver mangiato. Comunque, vabbè, l'importante è non mangiarne troppo. Poi quando la mangi, chi se ne frega? La mangi anche le 5 del pomeriggio. No, comunque, io non mangio mai la pasta tutti i giorni. Cioè, lo farei tranquillamente perché la amo. Però tre volte a settimana. Sì, ma tre volte forse sì, guarda, ci arrivo. Effettivamente, cioè, la pasta... Cioè, noi si parla sempre, no, la pizza, migliore... Però come, cioè, senza... Io, se mi dicono vivi senza pasta o senza pizza, ti dico vivo senza pizza. Per me, la pasta è proprio... Per la tipologia anche di diversità che puoi fare. Cioè è una cosa, a dirla così, meno golosa, però perché te pensi di base alla pasta asciutta, ma cioè per la pasta in realtà vivi senza la pasta o senza il primo, cioè senza la pizza o senza i primi. Sì, perché la pasta effettivamente sarebbe solo la pasta asciutta. Una nuova Lillipad! Però cioè i primi possono essere gli gnocchi, i tortellini, riso non saprei, le tagliatelle, ne faccio talmente il riso, tutto. Cioè, come fai? Ah sì, ma tendenzialmente anch'io preferisco la pasta. No, però come fate? Cioè, non voglio rinunciare alla pizza, è buono. Il fatto che lì per lì, quando te lo dicono, tu, se ti dico rispondi velocemente senza pensarci, probabilmente mi dici la pizza, perché è una cosa più speciale. Però la pasta, secondo me, è proprio la base dell'alimentazione mediterranea. Cioè, senza quella non puoi... pensare. Più che altro non puoi mangiare tutti i giorni la pizza, perché secondo me dopo un po' stai male perché mangi troppo lievito, troppe robe. Invece tutti i giorni la pasta lo potresti fare tranquillamente. Ma infatti, cioè, effettivamente, e penso che fuori da qui, cioè fuori dall'Italia, fuori dall'Italia non la mangia la pasta. Non la mangiano come la mangiamo noi. Cioè non la mangiano proprio da qualche parte, quindi... No, sì, la maggior parte dei posti non esiste. O hanno variati Ma per esempio in Cina e in Giappone hanno il riso, hanno la soba, hanno quelle robe lì che sì, hanno la soba. Spaghetti, non è proprio uguale, però. E poi ho trovato un TikTok di una ragazza cinese che diceva che ha elencato tre alimenti che noi siamo sicuri che facciano parte della cultura cinese nel cibo, invece non è vero.
E una, vabbè, una me l'aspettavo che sono le nuvole di Drago, non è vero, lì proprio zero, non è vero. E le altre mi hanno stupito. Uno è il riso alla cantonese, dicono che non lo mangiano così spesso, in realtà. Un libro. E l'altro era... Ho preso un libro potenza 4. L'altro era la prima. Era riso alla canto... Erano tre, riso alla cantonese, nuvole di Drago e... Ah, gli spaghetti di soia. Tutti questi tre che noi crediamo siano fortemente cinesi. Sono mangiare sì, spaghetti di riso. Sono cinesi, ma non sono così... Non sono così usati in Cina da mangiare nella quotidianità. Sì, probabilmente. E parte, sì, a parte che il riso alla cantonese si chiama wow 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 in modo strano e c'è anche i gamberetti. Invece qua il riso alla cantonese non sempre i gamberetti, la fanno con, beh, i piselli, sì, cubetti di cotto e... Sì, come le fettuccine, fettuccine Alfredo, sai che pensano sei italiane, mai... Io l'ordino spessissimo il riso alla cantonese e l'80% non mi mettono i gamberetti a me, per esempio. No, non c'è quasi mai, in realtà. Di quelli che ho preso qua non ci sono, anche se magari è buonissimo, non ci sono i gamberetti. Invece nella ricetta tradizionale dove hanno preso il riso alla cantonese ci sono i gamberetti, oltre a quello sono. Sotto. Sì, ho capito che le inventate in Italia, ma non vengono mangiate in Italia. Loro le comprano pensando che vengano mangiate in Italia, ma non... A me là si trova un lupo, ragazzi. Non ci sono in Italia. Poi l'abbia inventato in italiano, chi se ne frega. La maggior parte della cucina che c'è in America l'ha inventato un italiano. Beh, in America hanno ben poco loro. Canna da pesca di merda, di merda, di merda. Vabbè, se le fanno in un ristorante a Roma non vuol dire che le mangiamo in Italia, Ricky. Sì, io ti sfido a dirmi quante volte in vita tua hai mangiato le fettuccine Alfredo. Ma ho capito, ma che le fanno in un ristorante in Italia, Ricky, ma chi se ne frega? Cioè. Anche un romano lo sfido a dirmi... Chi è di Roma? No, qua il discorso era, sono ricette italiane? Sì. Loro le mangiamo abitualmente. Come se le mangiamo in Italia tutti i giorni. Cioè, nel senso, il discorso del TikTok di questa ragazza cinese era, voi pensate che queste siano le robe che noi mangiamo normalmente e via, invece no. Cioè, noi non li mangiamo normalmente queste cose, noi mangiamo altro normalmente. Non sono italiani nel senso che non vengono mangiate in Italia. Poi l'abbia inventato in italiano, può anche essere, la maggior parte di quei piatti lì l'ha inventato in italiano. Si dice che l'abbia inventato in italiano. Cioè, no, è come dire, la famosa spaghetti e meatballs. Quali? È italiana, viene loro associata credono... all'Italia, ma chi la mangia? Ma in realtà quello credo che la mangiano tutti i giorni. Proprio italiana, sai. No, però no, perché le nonne spesso, diceva Franci che la nonna di Franci la fa la pasta con le sì? palline di... Sì, però non è che abitualmente noi mangiamo la pasta no, con le palle di... mai visto. Io l'ho mangiata tre volte in vita mia, la faceva mia nonna al forno. Ma non la faceva al forno, ma... Sapete, non l'ho mai mangiata. Non è di tutte le famiglie, però. Spaghetti con meatball. No, però è... Ci avevamo fatto anche un video su Space Valley e le risposte erano divise, perché o è tradizione di famiglia la fa la nonna o non si fa proprio. Infatti io l'ho mangiato tipo tre volte in vita mia, nonostante sia associata all'Italia come se fosse questa cosa. Sì, a mia nonna la faceva con la pasta al forno, faceva le polpettine, però non l'ho mai mangiata da altre parti o di uso. Ho un'altra Lilipad, oh, oggi va benissimo. Cosa sto per finire il mio... E la Lilipad. È la Lilipad. La ninfea. Eccolo. Non vedo l'ora io di finire il mio percorso. Aha. Ce ne sono altri? Il porco? No. Però sicuramente non è quella cosa italiana come appunto la carbonara, che c'è in ogni tavola fatta un po', cioè, meglio, peggio, poi chi se ne frega, ma c'è sempre la carbonara. O la pasta al sugo base, o la lasagna, queste sono cose che la gente mangia. Ma le fettuccine Alfredo, la pasta con i meatball, sono cose un po' più specifiche, che sono indubbiamente dal sapore italiano, ma non sono ricette tipiche. Pare che la pasta, adesso sto pensando alle paste che mangio più, sono tutte romane. Beh, la pasta a Roma è sicuramente tutte romane, è la cosa principale che c'è a Roma. Mangiare sì. Poi vabbè, a me piace tantissimo la pasta al sugo ciliegino normale, però... Sono io che sono strano, mi piace il sugo dolce. O il datterino giallo, o il ciliegino giallo. Pasta con le polpette e carbonara, sì, corns. Però non è da tutti, però, corn. Non è normale, corn. Giù in Calabria si usa di più, effettivamente, però non è da tutti, non è da tutte le famiglie. Tante famiglie non l'hanno mai fatta. Si usa a Napoli, quello sì, perché mia zia ogni tanto le ha fatte, sì. Ma è una cosa particolare. Ah, in chat stesso stanno dicendo che da loro è uso di famiglia. Però non è così diffusa. Però non è diffusa, no. Non è diffusissima, o meglio... Non è magari anche diffusissima, non è diffusa come la carbonara, per esempio, no. Come la griglia, una pasta al pesto, una roba di genere. Quelle sono più, ma anche nei sughi pronti, no?
cosa banale, cosa ti fanno? Ti fanno il pesto veloce, il sugo base, il radicchio. Sì, usa un po' più di sudditaglia, infatti, dove gli americani sono stati durante la guerra mondiale, maggiormente. Poi io li trovo, cioè io la pasta al forno con le polpettine belle croccanti la amo, quando c'è la faceva mia nonna, è buonissima. Però non capita così spesso. Prima ho detto 3 volte, forse un po' esagerato, l'ho mangiata un po' di più, però non è capitato così spesso, sicuramente. No, ma vabbè, ma sul fatto che in Italia... Cioè, allora, quando vantiamo la cucina italiana, i dolci italiani, è vero, cioè c'è poco da fare. Se pensi alla cucina, l'Italia c'è per forza, perché... E non è perché siamo noi, perché è vero, cioè, per qualità di ingredienti, controlli che fanno... Raramente raggiungono l'Italia, le altre parti. Ma le prime al mondo sono quella italiana, quella giapponese, cioè quella mediterranea, quella giapponese e ce n'è un'altra. E anche la francese, anche se so che fa strano, ma la francese. Vabbè, ma è sempre mediterranea pure lì, diciamo. Beh, che no. Non proprio, però. Se tu parli con i grandi chef, sono andati tutti a studiare in Francia perché c'è una gran cultura di queste cose qua. E no, ce n'era un'altra che non era europea, non mi ricordo, ce n'era un'altra. C'era. In realtà di ricette buone e che probabilmente il fatto adesso parlarne dall'esterno effettivamente è un po' una cazzata perché non esce bene, cioè non può essere così naturalmente, però tipo in Italia ogni regione c'ha la sua dose di ricette, nel mondo ogni nazione ha la sua dose di ricette, cioè tipo non sono così d'accordo. No, ma probabilmente non è così, però... Semplicemente non le conosci, cioè, ma ce l'hanno. Esatto, però tipo la quantità di ricette che ha la Toscana da sola è probabilmente è la quantità di ricette che c'ha l'Inghilterra. Vabbè, l'Inghilterra poi, è sicuramente... preso proprio quella più bassa, probabilmente. Sì, probabilmente sì. Però, cioè, sicuramente non è vero, però... Perché, ad esempio, vai solo... Faccio sempre l'esempio del Giappone, vai solo là, il ramen lo fanno in 10 modi diversi in base alla della regione. E sono anche molto diverse, quindi lì però devi conoscerli, sennò non... Io sono al villaggio di fianco a casa nostra, ma mi sono perso. Come ho fatto? Sei un coglione. Ah, ok, ho trovato. Dai, che sto salendo. Dov'è? Di livello bello veloce. Dov'è? Corn? No, Corn! Hai chiamato un cane Corn? Corn sta affogando! Ho preso un cavallo. Corn, vieni qua. È morto Corn! Ma sei un coglione, scusami! Ma basta! Ma ho capito, ma questa qui questa volta l'ho chiamato Corn e è diventato subito un rincoglionito. Eri circondato da creeper, tra l'altro, te li sto uccidendo piano piano. Ma che dici? Sono tutti qua. È morto Corn. Immediata fete, Marco. Voglio uccidere un... È un oracolo. Un oracolo. Vuoi uccidere un oracolo? Perché? C'è Gianni che chiede. Come andrà la discussione della tesi di laurea che avrò fra poche ore? Spero bene, porca vacca. Dai. Vediamo. Facci sapere poi, Vector, dimmi stop. Dai, Gian. Allora è proprio vero che esistono le guerre. Sì. Sembra di sì ad occhio, Marco, dov'è un Enderman? Uccidiamoli. Aspetta che sono quasi al 30, non voglio morire. Sono anche senza armatura che mi si è spaccato tutto. Dov'è? L'ho visto un ermano prima. Un Endermano. Un fratello della fine. Guarda come lo fisso. L'ho fissato. Però. Oh no, c'è una Wisp, ha tirato la merda, Marco, muoio. No, scappa. È l'Enderman che ti ammazza. No, lo so, ma la Wisp mi ha avvelenato. L'Enderman però mi si sta inseguendo. Come lo piglio l'Enderman? Ah no, con l'arco non posso. Aia, Marco, che figura. Mi ha avvelenato la stromba. Ma basta, devo tornare a letto. Vigliacca. Devo tornare a letto, Moro. Muoio pure io. Yezza, riesce a dormire veloce? Sono sotto terra, sto cercando di risalendo, ma ci metto un po'. Non era importante per me, però... Che c'avevo pochi livelli.
Ce l'hai fatta? Ha dormito, ho dormito io. Grazie. Devo venire a rifottermi tutta la roba. Ma che me lo merito? Dai, ero quasi al 30, ma guarda te. Che te lo meriti tutto. Sei affogato, corne. Fatene una ragione. Morto che parla, zitto. Perché mi senti, sei fermato? Perché devo mangiare. Non voglio morire al 30, Sono veramente, sono al 29, manca un pezzettino per il 30, c'ho mezzo cuore. Mezzo cuore? Sono rinsavito, mi devo fare l'armatura. Vabbè, per ora mi tengo questa qui, poi. Moro, mostraci le stats, certo. Sono zero adesso le stati. Aia. Dove sono morti? Là. Qua. Sono un chirurgo io, Ma guardate, adesso gli ultimi livellini. Vediamo se c'è qualcuno che è rimasto sotto qualche albero. I polipetti, via. Allora, dov'è l'Enderman adesso? L'hai ucciso? L'Enderman no. Moro, dove sei? Al villaggio. Ho dovuto scappare anch'io perché mi ha avvelenato. Io ho ucciso la strega. Sei addosso tu il piccone, bello. Sì. Io ho ucciso la maledetta stupida. Chi è? Ah, la vecchia. La vecchia stupida. La vecchia di merda. Ciao, Doglio. Tra l'altro non ho preso neanche l'esperienza della strega. Stasera con... Oggi è martedì. Grazie Rica. Non abbiamo pensato al pensabile. Soprattutto questo tempo. Grazie Rica. Sempre. Allora, se nella 12 ore non facciamo Golf Gang, lo possiamo fare stasera. Di nuovo? Quando l'abbiamo fatto? Lunedì? Venerdì. Venerdi. Potrebbe fare. Moro, vedo 40. Non so dove sei. Dietro Rita. Se no, non ne ho idea. Ci abbiamo i soliti. Fortnite, ma tu non c'hai voglia, Moro. Sammi il coso. Butta giù. Io devo dormire, mi sa, pomeriggio. Da 6 siamo passati a 16. Beh, dai. Tra l'altro, amici, abbiamo prima buttato giù una mezza scaletta per la 12 ore, che sarà giovedì dalle 9 alle 9. Solo giochi nuovi, interessanti, spiacevoli. Come spiacevoli, no? Solo no, però ce ne sono 3 o 4 nuovi. No. Non vabbè, il nostro gioco, tutti il gioco chill nuovi. Nostro ce l'abbiamo sempre. C'è Fall Guys e non è nuovo. Vabbè, nell'ultime due ore già sono già 3 giochi nuovi solo nelle ultime due ore. Dalle ultime 5 in realtà, perché anche l'ultimissimo che facciamo è tecnicamente nuovo. No, saranno tipo un 6 giochi nuovi, ragazzi. E a fine quello finale anche a parte con a parte Eurotrack. Semplicemente c'era una vecchia nella Rinascente che ci ha chiuso l'ascensore in faccia ed era una gran balorda. Non c'è questa grande. Dicevo, a parte Eurotrack la mattina per far la colazioncina e viaggiarcela la mattina tranquilli e Fall Guys, gli altri sono tutti giochini nuovi. Forse no, in caso se dovesse scapparci un Baroni, quello l'avete già visto, però già vedere anche se lo faccio. Sì. Prego, no. No, questa volta salta, TDT. Sì, probabilmente salta questa volta. Senza probabilmente salta, facciamo... Però facciamo, nelle ultime tre orette... Una roba in compagnia. Abbiamo la classe... Sì, due orette, più o meno. Ci hanno dato la chiave per... non è Jackbox Party l'ultimo, ma sono... dall'ultimo Jackbox Party hanno fatto lo standalone di Quiplash 3... Poi quello, il quiz, quello horror, mi pare, non mi ricordo come si chiama, è un altro, che saranno anche in italiano. Quindi tanta roba. Ci spaccheremo dal ridere quello lì, io sono sicuro, perché sono veramente divertenti. Ok, io l'arco perfetto. Sì, quelli in italiano, Yusam. Poi effettivamente l'arco a posto ora. Bravo, Marco. Però sono tutto spaccato, devo rifarmi tutta l'armatura. Io volevo gli Enderman, Allora, domani mattina sicuramente la dedico al torno in miniera, perché vabbè, oggi ho fatto le due cose. Domani dobbiamo trovare... Live di
era che poi è successo di tutto e non... Dobbiamo finire di fare armature e armi, perché iniziamo, dobbiamo iniziare a pensare a fare io voglio andare in miniera, mi servono i diamanti, così dobbiamo iniziare a pensare a fare i boss, sia quello nuovo sia il drago. Io mi sono tenuto 22 di esperienza per i vari pezzi dell'armatura, però devo ci avviciniamo verso la fine della serie. Nessun Ender Mario. E alla fine di Nescatana stiamo andando avanti già da quasi un mese. Come? Non è possibile, per me sono 3 giorni. Non è possibile. Marco, devi farti curare allora. Io ho bisogno di giocarci ancora. Apro un canale mio e lo chiamo Archangel Craft. No, Vims. Siamo dei disoccupati bastardi, senza un quattrino e morti di fame. Più che altro, non so perché chiedete sempre questa cosa. Ci sta in realtà la curiosità, però è un lavoro, cioè ormai... Un lavoro, ormai ma non è vero, ragazzi. Come ogni streamer facciamo morti di fame come lavoro. Mark Angel che la suona male. Diciamo che questo è un lavoro, abbiamo sempre la nostra bombola del copium qui sotto che ce la succiamo subito. Un lavoro, anzi, tra un mese scopriremo ancora di più dal lavoro. 2 mesi. Beh, un lavoro italiano, ecco. Perché? Lavoro sì. Perché non guadagniamo un cazzo e lavoriamo come bastardi. Di solito un lavoro italiano è non paghi le tasse, invece noi le paghiamo. Sì, questo paghi anche tasse, tante. Però fai i soldi. Non avremo tempo adesso di un altro lavoro, anche perché la mattina e la sera, che sono i momenti principali, lì siamo qua. E per essere un lavoro italiano a tutti gli effetti dovrei smettere di pagarvi con fattura, vi pago in nero. E... Che poi sarebbe terribile per me, perché dovrei pagare poi le tasse per intero su tutto, quindi un casino. Esatto. E tra un mese ci arriva il salasso delle tasse. Vabbè, che è già il quinto anno. Hanno 10.000 euro. Sesto anno già che... Penso, ma... No, anche perché... Vorrebbe dire che guadagniamo... Se fosse... Esatto. Un po' di più, vorrebbe dire. Se fosse 10.000 euro di tasse a testa vuol dire... Che no, tanto, 45.000. Ah, ok. A te è già arrivato, Ricky? No, a noi ci arriva sempre ad agosto. Sì, a noi... Arriva ad agosto e le paghiamo poi a settembre tutte in una botta sola. Paghi ad agosto, No, di solito ci arrivava il resoconto agosto e li pagavamo tipo il 2-3 settembre. Poi li scalavano in automatico, adesso non mi ricordo. Moro, tu dicevi che hai un po' di armatura? Sì, c'ho l'elmetto e i gambali, se li vuoi. Guarda, più o meno. Nella cassa quella a destra. Ah, perché tu lo paghi a rate, Ricky. Beh, ci sta. Non credo che Andrew, visto che abbiamo partita IVA, non ci spetta nulla, punto. No, soprattutto con la l'abbiamo partita IVA che abbiamo noi, che non possiamo neanche detrarre un singolo coso. A destra avevi detto, aspetta. Opla, opla. Opla, opla. Ho i pantaloni, i bracaloni, Moro, così. Ho i bracaloni di Fantozio. Vabbè. Allora, vado a uccidere le mucche. Tanto. Ma io non vedo i nomi, vedi? No, non li uccido più. Io no, devi avvicinare un pochino. Beh, dottor Lele, se lei vuole. Non ce l'hanno tutti i nomi, perché... Se tu sei d'accordo e lei vuole... Che cosa? Che no. La ragazza di dottor Lele apre un OnlyFans per i piedi. Se siete d'accordo tutti e due, non... soprattutto lei, non potete farlo. Non vedo quali ci sia il problema. L'importante è che attacchi in salto, è vero, che ne colpisci solo una. No, ma non lo faccio. Voglio ucciderle io, vengo a fare il macelliere. 13? Aspetta che questo qui... Partire Marca? Aspetta, Cosa? E devi partire tu. Sì, devo mangiare. Che merda era. Non lo scherzo, una burla, ormai... Ma te l'aveva provato veramente Aurora? Ostia. Ma veramente ma se te l'ha proposto per scherzare o che te l'ha proposto veramente magari proprio poi lì bisogna vedere il come te l'ha proposto. E martedì, ragazzi, voglio tornare un po' a parlare con voi come vecchi tempi e poi giochiamo a What the Golf, perché sono abbastanza stanco, infatti, quindi voglio fare qualcosa di chill. Effettivamente, quindi parliamo un pochettino delle varie serie che sono finite ultimamente, che sono finite e iniziate un botto. Parliamo un pochettino in generale, come al solito, come anche di solito chill. Poi io ho What the Golf che l'ho comprato, voglio provare. Alla fine,
effettivamente se fai vedere solo i piedi, neanche il viso, ne ha. Ma infatti metto i piedi di un altro. Non, io faccio l'olifanto, cioè, non metto il cazzo, ragazzi. Scherzando, ma secondo me un po' ce l'aveva pensata. Eh beh, ma magari sì, perché comunque vedendo quanti effettivamente soldi fa la gente. Insomma, devi essere comunque già un po' famoso. Perché sennò è come te lo trovano. Ma fammi fare una cosa. Però effettivamente solo i piedi, per la gente che gli interessa, se non fai vedere altro, è solo i piedi, cioè la forza di chiunque, effettivamente. Boh, ho ucciso tutte le mucche. Per le piadine. Ah, lo fai sulle piadine, però. Sulle piadine, metti tutte. Adesso bisogna far popolare tutte le nostre persone in chat. Fatto 29 di pellet e un po' di ciccia. E stasera invece che cacchio facciamo? Ci penseremo, che ce n'abbiamo un pochino di roba da fare in realtà. Ant, scaricate Ant. Madonna, no? No, Ant è il batterello per la 12 ore, quella della marca. Comunque io mi sto chiudendo fortino su Monster Hunter, non pensavo mi riprendesse così, ma con il DLC effettivamente mi sto gasando. Ma basta, mi discollego. Poi io la voglio fare quella 12 ore lì, Dobbiamo disinstallare tutto, reinstallare tutto, ma... Sì. Dei giochi da Marcord la voglio fare, sì. Magari la prossima, quella di settembre. Sì. A Pessina al Monza, sono contentissimo, raga. Torna al Monza, tanto. Bene, bene. Amici, Usteria! Quindi non giochi a niente, Marco? Fai le charlo? No, no, What the Golf in caso dopo. Okay. Prima charlo un po', poi faccio What the Golf. What the Golf è un gioco del cacchio. Ah, no, ho capito, sì. Cacchio stupendo, ragazzi. Adesso mi è balenato. Amici, gioco del cacchio. Vi lasciamo con la live di Marchio. Quindi rimanete collegati qui adesso. E ci vediamo poi anche stasera. Baroni, esatto. Sì, probabilmente ce l'abbiamo. Forse. Ciao belli.